Buongiorno a tutti. Allora, subito la parola al direttore per l'appello. Lozzi, Alabiso, Ariano, Biondo, Candigliota, Carlone, Cerquoni, Ciancio, De Chiara, Ferrauto, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, La Zazzera, Pompei, Principato, Rinaldi, Stelitano, Tosatti, Toti, Tripputi, Vitrotti, Zitoli. Presenti, 10 assenti più la Presidente, possiamo aprire. Allora, gli scrutatori, grazie, di oggi sono Candigliota, Tripputi, dopo cambio, e Carlone. Allora, primo punto all'ordine dei lavori di oggi è l'interrogazione numero 32 del 2018 a firma delle consigliere Biondo e Vitrotti, avente ad oggetto chiusura centro giovanile municipale, batte il tuo tempo. Lascio la parola alla consigliera Biondo. Grazie Presidente, buongiorno Assessore, buongiorno a tutti. Entrerò subito nel merito, anche se non sarà sfuggito a nessuno di voi che, diciamo, abbiamo presentato questa interrogazione, era il 19 luglio, sono successe delle cose, quindi diciamo, discutere degli atti dopo due mesi diventa insomma anche un po' velleitario e poi dico la verità, non lo tocco. E, anche perché era un'interrogazione a risposta urgente, proprio perché c'era l'interruzione di un servizio o comunque una situazione che non era chiara sicuramente a noi dell'opposizione, ma tantomeno a chi ha svolto quel servizio e agli utenti. Quindi diciamo, colgo l'occasione anche per fare un appello alla Presidente del Consiglio, perché un'interrogazione a risposta urgente dopo due mesi e mezzo diciamo, è un po' esagerato. Mi può rispondere alla fine, grazie, così vado avanti. Anche perché diciamo, non è per fare polemica, ci sono dei numeri, 19 luglio 2018, oggi siamo al 27 settembre 2018, allora parliamo sempre di regolamento. Noi avevamo chiesto una risposta, avevamo presentato un'interrogazione a risposta urgente proprio perché era necessario discuterne prima dell'estate. Comunque ne parliamo oggi sperando a maggior ragione che abbiate delle buone notizie. L'interrogazione riguardava la chiusura del centro giovanile municipale Batti il tuo tempo, che conosciamo tutti e che si trova all'interno dei locali del nostro municipio e che dal 1999 rappresenta un punto di riferimento per moltissime ragazze e ragazzi del settimo municipio. Grazie alla legge 285 del 97 molti ragazzi hanno trovato in quel luogo risposta ai loro bisogni aggregativi, musicali, culturali e sociali, e il centro di aggregazione giovanile è stato collocato appositamente a suo tempo all'interno delle mura istituzionali del settimo municipio affinché potesse dialogare non solo meglio con l'amministrazione ma anche con l'adiacente centro anziani, perché si confrontasse con i servizi sanitari che qui sono collocati e perché appunto potesse essere un modo per avvicinare i giovani alle istituzioni.
proprio perché l'obiettivo non era era quello di integrare i servizi e non di immaginare dei centri giovanili del municipio come luoghi in cui arginare il disagio giovanile, ma piuttosto come luoghi in cui accogliere la creatività e i bisogni dei più giovani. In un'assemblea di maggio la giunta aveva dichiarato che avrebbe garantito la continuità del servizio che era in scadenza fino al 31 dicembre 2018, dicendosi impegnata all'emanazione di nuovi bandi, di cui al 19 luglio chiaramente non avevamo alcuna notizia. E è successo però che dal 1 luglio 2018 il centro è stato chiuso senza alcun preavviso a operatori e ragazzi, e questo al di là delle questioni poi di merito, perché se i servizi sono in scadenza sappiamo come si deve procedere, però c'è anche una questione di metodo, perché se delle persone che da anni svolgono un servizio nel nostro municipio, nei fatti per conto del municipio, e arricchiscono il tessuto culturale e istituzionale di questo luogo che noi rappresentiamo, non sanno che dalla mattina alla sera verranno in qualche modo buttate fuori, io credo che sicuramente un problema di metodo ci sia. Proprio in quei giorni di luglio era stata pubblicata una manifestazione di interesse per un nuovo servizio rivolto all'adolescenza da svolgersi per 4 mesi fino a dicembre 2018 in via Marco Dino Rossi a Piscine di Torre Spaccata, in locali comunque da ridare e sistemare allo scopo, ed è chiaro che non avendo notizie proprio a questo fine era rivolta la nostra interrogazione. Ma sicuramente le premesse di cui sopra ci facevano pensare che l'inizio del nuovo servizio non sarebbe potuto essere attivato per i primi di settembre, e mi sembra che così è stato. Oltretutto, proprio per quello che dicevo all'inizio, perché i servizi dovessero essere integrati e raggiungibili, lo stabile di via Marco Dino Rossi non è uno stabile raggiungibile con la metro A come la sede municipale, e se quindi l'intenzione era quella di fare un servizio esistente ma comunque fuori dalla sede municipale di Piazza Cinecittà, sicuramente non avrebbe risposto allo scopo di aggregazione e di integrazione dei servizi così come era stato pensato a suo tempo il centro Batti il tuo tempo. Adesso rileggo la mia interrogazione. Ad oggi i ragazzi e le ragazze non hanno di fatto un luogo dove passare l'estate, noi ne parliamo i primi giorni di freddo e di autunno. Si sono organizzati durante quest'estate anche per capire che cosa stesse effettivamente succedendo, e oltre al disagio provocato a tanti ragazzi, però l'urgenza della nostra interrogazione di luglio era anche dovuta al fatto che c'erano 4 operatori sociali che dal 1 luglio erano rimasti senza lavoro, e dato proprio la non comunicazione dell'interruzione del servizio non avevano cercato e trovato altro, pensando di poter rimanere lì perlomeno così come dichiarato fino a dicembre 2018. Per questo motivo queste prime domande dell'interrogazione le semplifico, se mi permette, Assessore, perché sennò un'interlocuzione ormai passata e antica. Però volevamo capire che risposte sono state date in questi mesi ai ragazzi che frequentavano il centro giovanile Batti il tuo tempo, che cosa è successo a questo punto durante l'estate. Perché non si è atteso che finisse anche il progetto Eccoci per procedere, e per quale motivo, in attesa del bando, non si è proceduto, come ci sembrava che fosse anche vostra intenzione, a garantire la continuità del servizio come promesso. A suo tempo vi chiedevamo che destinazione si intendeva dare a quegli spazi. Io so che nel frattempo ci sono delle novità, e quindi ora lei ce le racconterà, però in generale ci sono delle domande ancora valide, ovvero a questo punto parliamo più in generale delle politiche giovanili di questo municipio relativamente al trasferimento presunto del centro di via Messina e al destino del centro scolare in zona Villa Lazzarone, in cui comunque i servizi erano entrambi in scadenza.
E poi soprattutto vorremmo capire il totale dei fondi disponibili fino alla fine dell'anno per l'intero comparto delle attività 285 e quanto viene garantito in assestamento di bilancio, diciamo, poi nel frattempo abbiamo superato anche questo, però i numeri immagino che li abbiate, per la loro implementazione sul territorio e se il municipio ovviamente aveva richiesto un aumento di fondi a Roma Capitale o meno, come non ad oggi non mi risulta. Quindi diciamo è oggi l'occasione comunque per parlare di questa questione. Io vi ringrazio, però ecco, sarebbe stato diciamo di certo più utile, funzionale e efficiente ed economico, non volendo venire a rispondere in consiglio, piuttosto fare, diciamo, no, se non mi faccia così assessore, perché era il 19 luglio, quindi diciamo, se è stata sua intenzione o meno io non lo so, non lo voglio dire, io so semplicemente che l'opposizione vi ha fatto una domanda il 19 luglio e oggi siamo al 27 settembre, ma se non eravate in grado di rispondere in questa modalità, in questi due mesi, perché dal 19 luglio ad oggi abbiamo fatto almeno 3 o 4 consigli, perlomeno potevate avere diciamo la cortesia di fare una comunicazione in commissione o di fare una risposta scritta o le tante volte che ci siamo incontrati di dire non vi allarmate, è un falso problema, lo stiamo risolvendo in un altro modo, abbiamo già incontrato i ragazzi del centro o meno, tutto ciò non è successo e quindi diciamo adesso mi direte che noi facciamo la solita polemica, ma in realtà se ne avessimo parlato la settimana successiva o prima delle vacanze d'agosto adesso parleremo di altro, grazie. Allora, occorre una precisazione perché io sono sempre lieta di ricevere suggerimenti dalla consigliera Biondo. Allora, questa interrogazione è stata depositata come interrogazione urgente il 19 luglio, io non c'ero all'epoca, ero assente per 2 settimane, ed è stata ritenuta, io non ho parlato quando lei parlava, quindi mi faccio parlare, ed è stata ritenuta ordinaria, non da me che non c'ero, ma dai capigruppo. A me dispiace sempre quando i capigruppo poi non comunicano alla loro forza politica quello che succede alle loro interrogazioni, c'è un verbale di capigruppo. Questa interrogazione è stata giudicata ordinaria dall'allora capigruppo e inviata all'assessore, siamo a Mick De Santis, allora come ordinaria, quindi avevano 30 giorni di tempo per rispondere, scadeva il tempo il 19 agosto, il 19 agosto era chiusura. Abbiamo riaperto il 3, non c'è stata la prima settimana, non c'è stato il consiglio e per le 3 settimane successive entrambe mi hanno dato la disponibilità e arrivavo io in capigruppo, lo dicevo, dicevo anche per che orario era data la disponibilità e i capigruppo mi chiedevano di spostare se era di mattina al pomeriggio e di pomeriggio alla mattina, quindi non è che non ci sia stata la volontà, direi che sono successe altre cose. Mi dispiace che poi i capigruppo non facciano partecipi i membri dei loro gruppi di quello che succede nella capigruppo, perché tante cose potrebbero essere spiegate e diciamo tante, non le voglio chiamare polemiche, ma anche tanti suggerimenti potrebbero essere evitati. Quindi trattasi di interrogazioni a risposta ordinaria con 30 giorni di tempo, prima settimana non c'è stato il consiglio, nelle successive l'ho detto in ogni capigruppo che l'assessore De Santis aveva dato la disponibilità e dicevo, riferivo in capigruppo anche gli orari, tutto a verbale. Quindi diciamo che adesso rispondiamo finalmente, perché una volta che voleva rispondere l'assessore De Santis ed è dovuta venire per un'interrogazione urgente, io volevo che rispondesse anche a questa, ma mi era stato fatto notare dal PD in altri consigli che non può l'assessore rispondere ad una interrogazione non urgente laddove non è calendarizzata. Quindi io sicuramente per fare cosa corretta e seguire lo stesso atteggiamento in tutti i consigli, non potevo permettere la risposta in quel consiglio specifico. Quindi a volte bisognerebbe anche fare pace con la testa e decidere quale atteggiamento bisogna tenere con le interrogazioni. Adesso cedo la parola, credo che questa precisazione andava fatta, era
ordinaria, non urgente, e rispondiamo a questa finalmente, grazie Assessore De Santis, perché ha cambiato il suo, diciamo, i suoi impegni proprio per venire a rispondere a questa interrogazione, e le cedo la parola. Grazie, buongiorno a tutti. Sono qui anche con la mia collega Veronica Mammia, le politiche sociali, perché le politiche giovanili per l'appunto le sovrintendiamo insieme, congiuntamente, in modo particolare per quanto riguarda i progetti finanziati con la legge 285, che rientrano per l'appunto in un capitolo di bilancio che fa parte delle politiche sociali. Questa legge è nata, ne abbiamo celebrato lo scorso anno i 20 anni, proprio per promuovere situazioni di agio, di benessere giovanile, e non per rispondere a situazioni di disagio. In questa logica ci stiamo muovendo, di concordo tra l'altro con le associazioni che gestiscono le cooperative, gli operatori, gli affidatari dei diversi servizi, con i quali lo scorso anno in particolare abbiamo intessuto una serie di relazioni anche istituzionali, verbalizzate, aperte alla cittadinanza, perché lo scorso anno è stato approvato il nuovo piano sociale cittadino e municipale, e quindi le occasioni di incontro, i tavoli sono stati diversi. Peraltro proprio gli affidatari dei diversi servizi gestiti attraverso fondi della legge 285, in alcuni casi integrati anche con fondi ordinari del municipio, diciamo i servizi a favore dei minori per la promozione di interventi positivi, le cosiddette azioni positive a sostegno dell'infanzia e dell'adolescenza, ecco, ci hanno chiesto di istituire una sorta di tavolo permanente che consentisse di riprogettare gli interventi 285, che a 20 anni di distanza ovviamente facevano anche sentire il trascorrere del tempo e in taluni casi l'inadeguatezza delle risposte che erano state date. Tant'è vero che abbiamo presentato insieme una disposizione, un atto di giunta con cui abbiamo istituito questo tavolo permanente destinato proprio alle politiche dell'infanzia e dell'adolescenza attraverso finanziamenti e le iniziative della legge 285, e abbiamo quindi interloquito in maniera sistematica con tutti gli operatori, compresi gli operatori che gestivano il centro di aggregazione giovanile Batti il tuo tempo presso i locali del municipio. Centro di aggregazione giovanile il cui servizio era in scadenza in realtà a marzo di quest'anno, del 2018, per cui per garantire la continuità rispetto all'anno scolastico, perché tutti i servizi che si rivolgono a minori, infanzia e adolescenza, in genere vengono, come dire, ad assumere la scansione tipica delle attività scolastiche, anche perché nei centri di aggregazione giovanile, oltre che iniziative di socializzazione, di espressività, teatro, arte, musica, eccetera, vengono anche offerti dei supporti per lo studio, l'assistenza, lo svolgimento dei compiti, eccetera. E quindi ci siamo impegnati, la Presidente di Municipio in particolare si è impegnata a fare in modo che si potesse proseguire il servizio fino al termine dell'anno scolastico, ovvero fino al 30 giugno. Quindi la convenzione aggiuntiva che la cooperativa che gestiva Batti il tuo tempo ha siglato con il municipio parlava di scadenza al 30 giugno, ed è questo il motivo per il quale non sono state date ulteriori comunicazioni da parte degli uffici, essendoci già una scadenza ben precisa, rispetto alla quale quindi la cooperativa già sapeva di dover terminare il servizio. Nel frattempo ci si è preoccupati di non interrompere il servizio, cioè il supporto a favore dei giovani, durante l'estate, tant'è vero che, poiché era già attivo un centro di aggregazione giovanile non lontano, in via Messina, si trova dall'altra parte di via Palmiro Togliatti, e quel centro di aggregazione giovanile, a differenza di Batti il tuo tempo, sarebbe stato chiuso per una pausa estiva durante tutto il mese di agosto, abbiamo fatto in modo che invece rimanesse aperto anche durante il mese di agosto, con l'unità territoriale che già era prevista, quindi l'unità di strada, operatori che pertanto si sono spostati anche nel quadrante Cinecittà, Don Bosco, eccetera, che è il quadrante dove per l'appunto vivono i ragazzi, la popolazione giovanile che frequenta Batti il tuo tempo, per non lasciare soli i ragazzi che durante l'estate sarebbero comunque rimasti in città.
Parallelamente abbiamo fatto diversi incontri sia con gli operatori della cooperativa sia con i ragazzi che frequentavano il centro di aggregazione giovanile. Li abbiamo ricevuti a giugno e a luglio diverse volte, abbiamo interloquito direttamente con loro proprio per spiegare quello che di volta in volta stava accadendo, anche perché i ragazzi si erano preoccupati ed erano entrati in agitazione. E quindi abbiamo cercato di dare e di trovare insieme a loro delle risposte che fossero adeguate. Come diceva la consigliera, è stata emanata una manifestazione di interesse per garantire la prosecuzione del servizio in altri locali, sempre però nelle disponibilità del municipio, cioè locali pubblici esattamente come quelli di Batti il tuo tempo. Rispetto al quale la scelta è stata di spostarsi in un quadrante facendo già un ragionamento in prospettiva. Perché? Perché nel frattempo, grazie all'impegno anche dell'assessorato capitolino alla città solidale, si è fatto in modo che la programmazione 285 superasse i confini dell'annualità, perché purtroppo, siccome questi sono fondi erogati dallo Stato agli enti locali anno per anno, c'era questo discorso che era stato proprio sollevato anche dagli operatori di una scarsa possibilità di programmazione, perché poi uscivano questi bandi sempre con delle scadenze molto brevi e quindi la progettazione vera e propria non poteva avere il respiro necessario. L'assessore Baldassarre quindi ha fatto una direttiva per cui parla di programmazione che superi l'annualità e vada verso la triennalità. Pertanto abbiamo con gli operatori, con l'ufficio costituito, con il tavolo permanente, tracciato un percorso. Il percorso è quello di arrivare a fare una progettazione triennale, biennale e poi di volta in volta annuale in forma partecipata, cioè con il meccanismo della coprogettazione insieme con gli operatori stessi che erogano il servizio in nome e per conto dell'amministrazione, così da poter rispondere meglio a delle esigenze dinamiche, perché poi le politiche giovanili per definizione sono politiche molto fluide che devono di volta in volta adattarsi a quelle che sono le realtà in perenne divenire e in rapido cambiamento. Fare dei servizi standard che poi non rispondano, perché eccessivamente rigidi, alle esigenze in divenire diventerebbe uno spreco e un'inefficacia, oltre che un'inefficienza dell'amministrazione. E infatti abbiamo fatto già degli incontri, altri sono in programma, uno fatalità ce l'abbiamo proprio oggi, subito dopo il consiglio, per cui a un certo punto dovremo anche andar via. E abbiamo già ragionato in una prospettiva di quadrante, cioè tre sono i centri di aggregazione giovanili rispetto ai quali i fondi sono stati chiesti e sono anche garantiti. Uno nel quadrante Appio Latino, l'altro nel quadrante Tuscolano e un altro a ridosso della periferia dell'Extragra. Uno è quello di Villa Lazzaroni, che è stato inaugurato appunto lo scorso anno, lo spazio Scolè, che continua già alla convenzione in essere fino al 31-12, ma proseguirà negli stessi locali anche in forza. Si parlava di integrazione tra i servizi, sede istituzionale, Scolè si trova all'interno della sede istituzionale di Fortifiocca, che è sempre un'articolazione del municipio. Integrazione sociosanitaria, abbiamo la convenzione ASL, per cui c'è proprio un'integrazione, infatti è anche un centro sperimentale che è stato faticosamente portato a Dama con un grosso intervento da parte della collega Mammì alle politiche sociali, proprio per cercare di fare una effettiva integrazione sociosanitaria in un contesto che sia di promozione dell'agio, anche con un occhio attento a nuove forme di potenziale disagio da parte dei giovani. Poi, tant'è vero che c'è anche una progettazione in corso per il prossimo biennio e vi daremo poi tutte le novità, perché è importante di volta in volta, a mano che le cose vengono portate a Dama con degli accordi siglati, vengano poi opportunamente comunicati. Quadrante Tuscolano al momento
era servito dal centro di aggregazione giovanile di Cinecittà. Abbiamo spiegato che abbiamo cercato di ovviare alla fase transitoria con questa modalità. Stiamo lavorando perché abbiamo recuperato un alloggio di ex custode che si trova vicino a Piazza dei Decemviri, via Belloni. Il plesso scolastico è la Don Rua, proprio adiacente rispetto ad una sede del liceo Argan e ad una sede del liceo Gullace. Tra l'altro lì vicino c'è anche il Piaget, quindi diciamo una zona a forte densità popolare, Piazza dei Decemviri, Don Bosco, proprio esattamente la stessa popolazione giovanile, scuola media, e quindi diciamo abbiamo recuperato questo alloggio che peraltro, insomma, questo mi piace dirlo perché è stata un'impresa di non poco momento, di non poco impegno, alloggio che era occupato abusivamente da un pluripregiudicato spacciatore, quindi diciamo abbiamo fatto in modo che venisse liberato una situazione che perdurava da anni e che finalmente siamo riusciti a portare a Dama. Stiamo facendo i lavori, ecco, sono lì gli operai che stanno ultimando il sistema di impianto antintrusione e videosorveglianza, quindi abbiamo da un lato liberato la scuola da un pericolo incombente che era quello di questa presenza, che peraltro aveva anche lì gli arresti domiciliari che erano stati disposti da un giudice della Repubblica, quindi era stato anche complicato, bisognava aspettare la scadenza dei termini, quindi liberata la scuola da un pericolo e offerto un servizio sempre, diciamo, in una sede pubblica e tra l'altro molto vicina a tutta una serie di realtà scolastiche facilmente raggiungibile. Quindi per il quadrante adiacente al GRA, attualmente servito dalla sede di via Messina, anche quella fino al 31-12 c'è la convenzione, diciamo, in essere che verrà garantito, pertanto la sede di via Messina si trova all'interno di un edificio scolastico rispetto al quale la dirigente ha richiesto indietro gli spazi perché sono aumentate le iscrizioni e quindi aveva bisogno di questi spazi. Pertanto ci siamo attivati per fare in modo che a via Marco Dino Rossi 9, dove c'è per l'appunto questo immobile di proprietà comunale, dove c'è al primo piano un'unità immobiliare che è di pertinenza del municipio, venisse collocato il centro di aggregazione giovanile che quindi dovrebbe poi servire questo quadrante. E abbiamo cercato di fare in modo che da subito questo centro venisse occupato da quello che attualmente è Batti il tuo tempo. Infatti è stata espletata la gara, manifestazione di interesse, ora si è aggiudicato, peraltro la cooperativa che è risultata vincitrice, ora lo possiamo dire perché i tempi sono trascorsi, la gara è aggiudicata, è la stessa cooperativa che gestiva Batti il tuo tempo, per cui diciamo anche il problema degli operatori da questo punto di vista ha trovato una naturale soluzione avendo loro ripreso anche la convenzione. Si è nella fase proprio della consegna dei locali che nel frattempo sono stati anche rimessi a posto. È una zona molto particolare quella in cui c'è molto bisogno di investire per la promozione dell'aggio, lo sappiamo, infatti lì vicino già abbiamo aperto anche il playground proprio per garantire una serie di servizi a supporto dei giovani, dei minori, e qui mi taccio perché mi rendo conto dal rumoreggiamento che penso di aver esaurito il tempo a disposizione. Grazie. Sì, consigliera Biondo. Grazie. Grazie anche della precisazione, perché appunto mi avete confermato che non è stata ritenuta urgente e quindi ordinaria, ma in quel momento, diciamo, oggi la situazione, diciamo, è andata avanti, ma in quel momento vi assicuro, e penso che ve ne siate accorte anche voi poi con gli incontri che avete fatto, che era una situazione urgente, quindi invece la Presidenza del Consiglio ha ritenuto che non lo fosse. Questo però è una, diciamo, è una scelta anche... I capigruppo, diciamo, non la Presidenza del Consiglio. Va bene, sì, che non fosse urgente la Presidenza del Consiglio e i capigruppo, in cui di certo non ha deciso il Partito Democratico. Dopodiché andava calendarizzata entro il 19 agosto, la capigruppo, se non è un problema di mattino o pomeriggio, le interrogazioni comunque se vanno calendarizzate di certo non è una questione di mattino o pomeriggio, e lo dimostra il fatto che a tutti i consigli qualcuno del Partito Democratico c'è sempre stato, quindi comunque si poteva rispondere. Non me la prendo infatti con le assessore che avevano dato la loro disponibilità, ma se questo, diciamo, è il lavoro che fanno in capigruppo, per cui diciamo
ci conviene la mattina e il pomeriggio e non si calendarizzano delle cose che fuori da qui i cittadini aspettano, diciamo, allora la mia critica si rivolge a tutti i capigruppo. Di certo non è che non sapevo questa cosa, Presidente, ma le ripeto che lei era prima in vacanza, che poi il 19 agosto è passato, che poi nei vari consigli non si sia riuscito a fare, non è un problema, diciamo, dei ragazzi di questo municipio. Per entrare, diciamo, semplicemente per rispondere all'assessore, io oggi sono in parte soddisfatta e vi ringrazio perché, diciamo, mi avete dato delle risposte. Vi ripeto, diciamo, non, per evitare le polemiche sarebbe stato il caso, diciamo, di affrontare questa questione nei tempi previsti, anche perché non avremmo creato anche, diciamo, allerta tra gli operatori. Non ho capito solamente una cosa, assessore, ovvero che cosa faremo, diciamo, quando riaprirà il centro, perché ci ha detto che lo state ultimando, anche perché sul sito del municipio non c'è scritto nulla rispetto, diciamo, ai partecipanti e ai vincitori del bando, e quindi anche da questo punto di vista sulla trasparenza l'ho guardato ieri sera proprio in vista dell'interrogazione di stamattina, e sul sito del municipio non c'è nulla, e anche, diciamo, magari non so se mi può rispondere adesso, ma magari in un'altra occasione, oppure la chiamo al telefono più tardi, così rispettiamo il regolamento, che cosa ci facciamo con i locali che sono qui all'interno del municipio. Una cosa che voglio chiarire a tutti, così, diciamo, e che così esprimo la mia posizione, io credo che l'atteggiamento, diciamo, dato che la Presidente del Consiglio mi ha chiesto che atteggiamento bisogna tenere nei confronti delle interrogazioni e che bisogna fare pace col cervello, tempo scaduto. Tenere con le interrogazioni tempo scaduto. È ciò che è previsto dal regolamento, che lei fa sempre rispettare, quindi non credo che questa domanda fosse opportuna. Grazie. Tempo scaduto, fatto personale. Allora, non è che quando io vado in vacanza non c'è un Presidente del Consiglio, cioè la mia vice, il Presidente del Consiglio c'è sempre stato. Ribadisco, le interrogazioni vengono portate in capigruppo e i capigruppo decidono la calendarizzazione. Il Presidente decide là solo dove non c'è l'accordo. No, non è colpa di Giannone, lei vada a rileggersi i verbali, lei dovrebbe... No, io dico, la capigruppo c'è una persona del PD all'interno della capigruppo. Allora, adesso vorrei chiudere qui queste polemiche. Io credo che la consigliera dovrebbe fare la consigliera e lasciare agli altri il lavoro degli altri, perché ogni volta queste sceneggiate in consiglio fanno solamente male. Ma non il vigile urbano. Lei credo che debba... Lei dovrebbe stare zitta, consigliera Biondo, lei deve stare... Allora, la parola viene concessa, si parla, sto parlando nel mio fatto personale, ho 3 minuti e voglio parlare. Faccio presente alla consigliera Biondo che io non ero presente, c'era il Presidente del Consiglio, c'erano dei capigruppo. Mi dispiace per lei che sia stata ritenuta a quel tempo non urgente e ordinaria. Poi parli con la sua capogruppo. Consigliera Biondo, non le sta dando nessuno la parola. Ma la mia capogruppo non poteva non ritenerla urgente, dato che l'ha scritta urgente e l'ha firmata, Presidente. Quindi non diciamo stupidaggini. Se poi la capigruppo a maggioranza decide un'altra cosa, è un'altra questione. Se no la consigliera Vitrotti firmava un'interrogazione urgente, no? Io credo... Qui si sta veramente superando il limite. I capigruppo decidono insieme. Vada a vedere chi abbia deciso. Non, a me, sinceramente, di chi ha deciso quel giorno interessa poco. Quello che devo rispettare è la collegialità della decisione. Lei deve... Non ho accusato la consigliera Vitrotti, ho detto che la consigliera Vitrotti gliel'avrebbe dovuto riferire. È stata ritenuta ordinaria. Ferito? Allora che cosa dice nel suo intervento che era urgente, se sapeva che era ordinaria? Possiamo andare avanti, grazie, perché penso che le bugie qui dentro ne abbiamo viste tantissime, di sceneggiate ne abbiamo viste tantissime. Consigliera Biondo, lei è richiamata a tenere un atteggiamento consono qui dentro, perché se no non dica fascista se io la mando fuori. Andiamo avanti.
Intanto secondo richiamo la consigliera Bianco. Rispettare solo gli altri. Allora, però lo dica al microfono, così lo sanno tutti. Sì. I regolamenti vengono approvati, ma devono rispettarli solamente alcuni, altri possono fare a meno di rispettarli. Che mi ha richiamato, intendevo. Penso che si sia sentito, l'ho richiamata due volte, consigliera Biondo. Mozione, allora, proposta di deliberazione. Perché di queste sceneggiate penso che in 2 anni e mezzo ne abbiamo viste veramente troppe. Proposta di deliberazione per espressione parere, voi siete liberi di andare, grazie. No, mi avevano chiesto di andare se avevate un impegno. Ah, ok. Ah, per la mozione sì, assolutamente, avevo capito che avevate un impegno, tutto qui. Ah, allora sì, ci fa piacere. Per espressione parere, ai sensi dell'articolo 6,2 inviata da RM Servemob, Agenzia della Mobilità, protocollo numero 00420999, avente ad oggetto nuovo impianto di fermata via Magna Grecia, linea 77. Lascio la parola alla relatrice. Grazie Presidente e colleghi consiglieri, buongiorno. Dunque, noi ci troviamo ad esaminare una proposta relativa alla istituzione di un nuovo impianto di fermata per la linea 77. La nuova linea 77 è una linea attivata il 14 maggio 2018 che parte da Largo Brindisi, quindi appunto San Giovanni, ed arriva sino a Piramide. La linea 77 parte appunto dalla Piramide, dove ha un capolinea, passa per Piazzale dei Partigiani, quindi per via Marco Polo, poi per via Cilicia, raggiunge Piazza Zama, quindi si dirige verso Piazza Tuscolo, via Magna Grecia, Largo Brindisi e procede poi nel percorso inverso, per tornare con direzione Piramide. La frequenza è stimata con partenze ogni circa 20 minuti e l'istituzione della linea ha soddisfatto i cittadini che da anni ne chiedevano l'attivazione, proprio perché una linea bus potesse collegare quel quadrante che appunto avesse queste determinate caratteristiche e che potesse contribuire a chi appunto facesse quel percorso, chi faceva quel percorso in auto, a che potesse abbandonare la propria auto e quindi recarsi in bus in quella zona. Ora, essendo appunto di così recente istituzione la linea, nel momento in cui abbiamo ricevuto, nel momento in cui ci è pervenuta questa richiesta, ci siamo ovviamente, abbiamo deciso di approfondire meglio la questione nell'ambito della commissione specifica. Abbiamo quindi voluto attendere che su questo ci arrivassero anche le osservazioni da parte del Dipartimento, perché soprattutto da parte dei colleghi consiglieri, componenti appunto la commissione, erano sollevate alcune perplessità in merito proprio a questa nuova istituzione in un tratto di una strada che è appunto via Magna Grecia molto trafficata. Pertanto i rilievi che noi abbiamo comunque fatto, ovvero la questione che il nuovo impianto di fermata, che poi sarebbe stato tramutato proprio in un molo, sarebbe stato utile solamente alla discesa dei passeggeri, in quanto proprio al lato opposto della strada, più o meno nella medesima corrispondenza, insiste un impianto di fermata che è quello ovviamente che può essere agevolmente preso comunque da chi discende, insomma dalla metro. La linea di discenderia più vicina da questo impianto di fermata è a 90 metri, pertanto chi dovesse comunque eventualmente comunque rimanere sull'autobus, quindi sul bus, e poi attendere appunto il giro per il riattestamento verso la fermata di San Giovanni, non dovrebbe, insomma, ecco, la differenza è di pochissimi minuti in alcuni casi. Teniamo infatti a precisare che proprio quando comunque venne chiesta l'elaborazione del percorso, si decise di far procedere solo la linea 77 proprio per consentire
il passaggio, quindi per evitare il percorso di Via Faleria, che appunto comunque riduce di un pochino il transito. Oltre a questi rilievi, ovviamente, insieme ai colleghi componenti della commissione eravamo perplessi in merito ovviamente all'eliminazione di un determinato numero di stalli di sosta, che in una zona così particolare, quindi appunto avrebbe potuto in qualche modo comunque impattare. Quindi abbiamo poi recepito le valutazioni del Dipartimento Mobilità, che andavano nello stesso senso, per cui nello scorso venerdì la commissione terza di questo municipio si è espressa in senso non favorevole, quindi in senso contrario nei confronti di questa istituzione di fermata. Noi abbiamo anche voluto aggiungere che trovandoci in un territorio così fortemente penalizzato, soprattutto nella parte extra gra, quindi quella meno agevolmente servita, perché appunto più lontana dalla direttrice della metropolitana, è evidente che insomma, auspicheremmo che insomma, i costi che dovrebbero essere impiegati e sostenuti per la creazione di un molo di fermata in una zona comunque già ampiamente servita potessero essere in qualche modo messi a disposizione magari per la creazione di un molo di fermata o comunque di una semplice fermata laddove magari viene maggiore necessità, per cui la commissione appunto si è espressa in senso contrario. Grazie. Altri interventi? Se non ci sono interventi, consigliere Toti. Sì, volevo dire che due parole devo dire rispetto a questo, anche perché io mi sono espresso differentemente dalla maggioranza in commissione, ho espresso un parere di astensione rispetto a questo. Voglio dire, a parte la carenza del servizio ATAC nella città di Roma e nel nostro territorio, anche denunciato dall'Agenzia del Controllo dei Servizi del Comune di Roma, voglio dire, il servizio dell'Agenzia della Mobilità non mi sembra anche questo molto positivo. Se l'Agenzia della Mobilità del Comune di Roma ci dice invece, ci fa uno studio con ingegneri della mobilità chiaramente ben pagati dall'Agenzia della Mobilità, che ci dice che quella fermata è utile per i cittadini della città di Roma e del nostro municipio. Il Dipartimento invece ci dice, contraddicendo quella che dovrebbe essere un'agenzia al servizio del Comune di Roma e del Dipartimento, pagata dal Comune di Roma, ci dice che quello stallo non ci deve essere. Perciò voglio dire, mi sembra che la cosa, diciamo che questo studio fatto dall'Agenzia del Servizio per la Mobilità è uno studio che ha ritenuto il Comune di Roma negativo, però questo discorso non è che la prima volta che succede nel nostro municipio, perché anche precedentemente sul riesame delle linee estragrae, anche che riguardavano la zona di Don Bosco, vicine città, c'era stato un voto contrario rispetto all'indicazione che avevano dato il servizio e l'Agenzia per la Mobilità. Perciò, ecco, rispetto a questo bisogna fare una riflessione che io penso politica da parte della maggioranza del municipio e della maggioranza del Comune di Roma. Rispetto alla linea 77, ecco, l'indicazione che per me viene al servizio della mobilità ha un certo significato, perché la fermata oggi si troverebbe, così come l'indicazione di questa maggioranza, vicinissimo a Piazza Tuscolo, e specialmente le persone in difficoltà si troverebbero a fare una bella passeggiata per arrivare alla fermata della linea C della metropolitana. Anche se, ecco, io ho espresso voto di astensione, capisco la preoccupazione rispetto
a questo impianto di fermata, che chiaramente leverebbe parcheggi in quella zona che è fortemente sofferente in termini di parcheggi. E rispetto a questo ho dato anche delle indicazioni alla Presidente della Commissione perché in Commissione portasse all'attenzione anche la situazione del parcheggio multipiano di Magna Grecia, che proprio per l'indicazione che ha dato anche la Presidente della Commissione e gli altri membri della Commissione hanno detto che in quella zona c'è assolutamente bisogno di nuovi parcheggi, e l'indicazione appunto di voto contrario anche rispetto a questo. È una carenza di parcheggi, almeno così io ho visto che nel dibattito si è espressa anche la Presidente rispetto a questo, perciò io ho messo in evidenza in Commissione la necessità di interloquire anche rispetto e mettere in evidenza anche, portare all'attenzione un prossimo ordine del giorno, la Presidente mi ha assicurato, rispetto al parcheggio multipiano. Perciò rispetto a questo io voglio dire che come Forza Italia mi sono astenuto e oggi confermo il voto d'astensione in sede di Consiglio. Altri interventi? Consigliere Ciancio. Il microfono, consigliere. Per ricordare un po' la storia di quello che è successo nel nostro territorio per questa linea istituita qualche mese fa, in un momento in cui si razionalizzava un po' una serie di altre linee dopo l'apertura della metro in corrispondenza di San Giovanni, devo ricordare agli onorevoli consiglieri, alla Presidenza, che noi abbiamo avuto una sottrazione di un'intera linea che partiva da Piazza Zama e raggiungeva la Garbatella. Se ricordate, in tale seduta si sollecitava quindi l'istituzione di questa nuova linea 77 che con un percorso circolare aveva destato qualche problematica, soprattutto nella percorribilità di via Cilicia al ritorno, non nella fase di andata, perché il traffico imponeva dei tempi molto più lunghi, e se è vero che attualmente passa ogni 25 minuti, ritengo che la situazione con quel percorso diventa insostenibile. Mi è stato detto in aula che vi era una proposta di modifica e quindi lambiva le mura aureliane e non percorreva via Cilicia, invece ascolto dalla relatrice che in effetti percorre via Cilicia. Io ho visto comunque un miglioramento di posizione, perché da via Faleria, che era un posto insostenibile di partenza, invece è stata ubicata a Viale Castrense, se non vado errato, precisamente in corrispondenza di Largo Brindisi, e poi percorre via Magna Grecia, via Britannia, via Cilicia, sino ad arrivare giustamente toccando due fermate, due linee della metropolitana. Naturalmente quello che è stato fatto nella razionalizzazione io non l'ho condiviso, resto fermamente critico rispetto ai tagli che abbiamo avuto. Parliamo della linea 51-810, sono tutte riduzioni che abbiamo avuto dopo che si è aperta la nuova fermata. Anche il taglio dell'81 era nell'altro municipio, sarebbe stato, come dire, congruente che il quinto municipio avesse, come dire, protestato vivamente per il taglio di quel pezzo, ma sono, come dire, noi abbiamo avuto la linea del 51 spostata da San Giovanni invece nel nostro, tante cose che modificano nell'interesse, penso, generale della mobilità, ma di questo i cittadini con questi cambiamenti non vedono migliorie. Ci ritroviamo ad aspettare e ad aspettare molto, auto che non arrivano. Per quanto riguarda l'istituzione della nuova fermata su via Magna Grecia, per carità, perché no?
giustamente parte prima, parte in corrispondenza della metro, percorrendo via Magna Grecia all'altezza del cinema Paris, potrebbe toccare tutto quel comparto che sta dietro la scuola Pascoli, a Miterno, via Veio e così via, perché altrimenti gli anziani, popolazione anziana, questo è un servizio fatto essenzialmente per le persone che vorrebbero raggiungere il quadrante della piramide senza prendere la metro a San Giovanni, scendere a stazione Termini e prendere l'altra metro, perché il collegamento in subway c'è, sottoterra c'è, perché c'è la linea A che arriva a Termini, da Termini si prende la linea che arriva a Piramide, ci sarebbe, però è molto comodo per il quadrante che sta al di là di via Magna Grecia, via Gallia e così via, dice tutto quel quadrante, di raggiungere velocemente. Ora, certo, non è tempo in aula perché l'ho già detto la volta scorsa, il percorso giusto per il 77 lo sanno tutti, lo sanno i comitati che l'hanno proposto, non dovrebbe passare da via Cilicia. Io non capisco perché la maggioranza non voglia attivare una fermata in più in corrispondenza poi del cinema Parì. Guarda, facciamoci una passeggiata, mi sembra che già l'abbiamo fatta con la commissione in occasione di altre problematiche a Piazza Re di Roma. Abbiamo notato tutti che la carenza di mobilità è una richiesta fondamentale dei cittadini, quindi io non ho capito perché in commissione c'è questa presa di posizione, come già fatto per il 51 quando si chiedeva una fermata in più in via Monza, di attuare questa fermata. Io sono, come dire, io sarei, a meno che non ci diano un motivo, perché poi la corrispondenza deve essere la stessa delle altre fermate, c'è l'87 che si ferma, ci sono altre linee di autobus che si fermano in corrispondenza del cinema Parì oppure del fioraio innanzi alla Goin, quindi la prima è troppo vicina al capolinea di partenza e la capisco, la seconda che sta in corrispondenza di via Magna Grecia, cinema Parì, voglio dire, perché no, supermercati, ci sono una serie di c'è il palazzo più alto di Roma lì, in corrispondenza del cinema Parì, quindi c'è una densità incredibile in quell'area, è una richiesta di mobilità. Proprio non ho potuto partecipare naturalmente perché non sono componente della commissione, altrimenti avrei senz'altro proposto un emendamento per questa vostra decisione, perché non approvare questo nuovo impianto lì? Non si tratta di mettere la pedana come avete fatto a via Gallia, gommata, spagnola, sono arrivati dalla Spagna, penso dal Portogallo, a mettere questa pedana in gomma, nuovo tipo, che dà un'agibilità, una comodità al marciapiede di prolungarsi verso la fermata. Non c'è bisogno di questo in via Magna Grecia. Assolutamente c'è bisogno, perché esiste già una fermata, il marciapiede è largo 2 metri, patto che si faccia rispettare l'ubicazione del mercataro che occupa a volte tutto il marciapiede. Questo è quanto. Io aspetto in aula magari qualche chiarimento da parte della relatrice più puntuale rispetto al voto che vuole esprimere questa maggioranza, ma da quello che ho sentito, se tutte le, come dire, forze che mi hanno preceduto si astengono rispetto a un giudizio severo come la maggioranza vuole operare, non ho capito il perché. Grazie Presidente. Grazie. Altri interventi? Consigliera Biondo. Sì, grazie. Io solamente per aggiungere una cosa, perché condivido quanto ha appena detto il consigliere Ciancio e volevo però invece solo fare una domanda, diciamo, alla Presidente della Commissione, perché io, diciamo, ricordo anche la discussione che abbiamo fatto qualche mese fa sull'istituzione della linea 77, che sicuramente è stata individuata come una linea veloce che collegasse il quartiere dell'Appio Latino con la metropolitana di Piramide, e quindi, diciamo, sto al ragionamento che fare troppe fermate potrebbe rallentare il percorso, e che sicuramente tra tutti i problemi che ha la mobilità del nostro municipio non è la priorità. Tuttavia però oggi ci arriva
nelle settimane scorse ci è arrivata una proposta in commissione da parte di Agenzia per la Mobilità, che abbiamo avuto modo di conoscere in questi mesi, e sappiamo, diciamo, che non sono teneri rispetto ai tagli che operano alle linee di questa città. La proposta, come diciamo, ci siamo detti anche più volte in commissione quando ci siamo trovati a dare un parere, non è se vuoi questo o vuoi altro, è vuoi questo sì o no. E quindi rigettare questa proposta non ci dà la garanzia che queste stesse risorse verranno utilizzate nel nostro territorio. Questo è il problema, cioè se noi avessimo disponibilità di poter decidere che con queste stesse risorse umane, scientifiche, economiche e diciamo di mezzi potessimo dare un servizio ad un'altra zona del municipio, io sarei d'accordo a individuare altre priorità. Ma dato che invece l'Agenzia per la Mobilità ci fa una domanda secca, e se noi diciamo no, non sappiamo, diciamo, se queste risorse verranno utilizzate nel settimo municipio, se avranno un'altra proposta o se invece andranno avanti con le proposte che hanno fatto ad altri municipi, e quindi quelle risorse verranno poi impegnate solamente per i municipi che avranno detto di sì, io mantengo qualche dubbio sul fatto di dire di no comunque ad un implemento di servizio nel nostro territorio. Altri interventi? Consigliere Bonnella. Sì, buongiorno a tutti. Volevo solo aggiungere diciamo sull'argomento in corso che la scelta di dire di no ad agenzie su questa fermata non è stata dettata da un diciamo meccanismo di baratto per cui diciamo di no così prendiamo quei soldi e li mettiamo altrove, e sebbene sarebbe molto bello dire di sì, ma diciamo di no per questo, è stato detto di no perché la valutazione di quella fermata, come ha spiegato la Presidente Ariano, era per noi non opportuna e quindi anche deleteria rispetto alla linea stessa e a quel tratto di strada, per cui va chiarito questo punto, non abbiamo detto di no sebbene lo volessimo, per esempio, sperando che poi quei soldi ci rientrino per qualche altra iniziativa. Abbiamo detto di no sul merito, ecco, questo volevo chiarire rispetto anche all'intervento precedente, ma era soltanto per specificare e rimarcare le ragioni che la Presidente Ariano ha spiegato che stavano alla base di un parere in commissione non favorevole ad un'iniziativa che viene dall'agenzia, che noi ben accogliamo, perché insomma generalmente il flusso è l'opposto, quindi quando vengono proposti di questo tipo è ovvio che siamo contenti, però le valutiamo sul merito e su quel merito, appunto, come ha spiegato Ariano, abbiamo ritenuto che quell'offerta per noi non fosse opportuna, quindi non per un discorso di richiesta della stessa somma per altro. Siamo intervenuti sul merito e basta, insomma. Altri interventi? Sì, consigliere Carlone. Giusto per avere una precisazione, visto che io non faccio parte della commissione, ma giusto per la fermata che si intende che hanno proposto il Dipartimento, e spero che abbiano anche naturalmente nella varia commissione chiamato anche la Polizia Locale, che presumo che sia molto importante avere la presenza della Polizia Locale, in quanto la viabilità viene gestita permanentemente dalla Polizia Locale. Spero che l'abbiano interpellati in questo proposito. Però dalla piantina che viene allegata, da quella che hanno mandato sulla mail, noto che la fermata dovrebbe essere quella da Largo Magna Grecia a Largo Brindisi, quindi il lato destro opposto alla fermata della Coin. Presumo sia questa la precisazione di tutto, no? Quindi la fermata precedente dov'è? Non lo so, perché non sono stato a fare un sopralluogo per poter accertarmi se c'è una fermata precedente, ma se è a Piazza Tuscolo è distante tantissimo dalla fermata di Largo Brindisi,
Io ritengo e ho potuto notare che la fermata a Largo Brindisi è una fermata intelligente, perché si ferma l'auto, scendono e prendono naturalmente la metro, quindi non è talmente poi disagevole per quanto riguarda la viabilità, e quindi Largo Brindisi la ritengo importantissima. Mettere una fermata su Largo Magna, su via Magna Grecia, quindi da Largo Magna Grecia a via Appia tra l'altro, sarebbe una fermata praticamente a distanza di 300 metri, diciamo, occhi e croci, misurate così, nemmeno 300 metri. Quindi creerebbe difficoltà, secondo il mio modesto parere poi, creerebbe ancora difficoltà, e per quanto riguarda la sosta c'è il giornalaio che sta sulla destra, quindi verrebbe quasi a ridosso dell'edicola dei giornali. Ma io non mi sento di esprimere un parere, dovrei anche io appoggiare la tesi di dare un parere negativo a questa, almeno per quanto io non ne faccio parte della commissione, non ho partecipato alle varie discussioni, però mi sento in dovere di dare anche io un parere negativo. Chiedo scusa al signor Toti, ma che devo fare? Questo è il mio parere. No, secondo quello, io ci ho lavorato su via Magna Grecia, quindi la fermata su via Magna Grecia proprio in questo punto cozzerebbe con quella dell'Argo Brindisi, che è molto più conveniente fermarsi all'Argo Brindisi e non a via Magna Grecia, anche perché lì devi. Poi c'è la fermata della metro subito dopo, però c'è quella della fermata della C che supererebbe l'incrocio senza intasare tra l'altro quello che può essere il traffico veicolare che gira da via Corfinio, e quindi creare quell'imbuto, quel traffico che si crea poi la difficoltà, naturalmente quando il traffico c'è, perché quando non c'è è tutto più agevole. Questo oltre questo darò anche il mio voto naturalmente negativo. Grazie. Altri interventi? No? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Dichiarazioni di voto? Sì. Sì, grazie Presidente. Solo una piccola parentesi. No, la polizia locale non è stata inclusa nelle valutazioni, semplicemente perché ho chiesto a tutti i commissari ho pregato tutti i commissari di andare loro stessi a effettuare un sopralluogo. E quindi ho detto tutti in coscienza voteremo poi ciò che riteniamo opportuno. Poi chi ha voluto è andato, ha preso anche la linea, e sono contenta insomma che i rilievi poi siano coincidenti. Per quanto riguarda invece la linea, io avevo già chiesto nel momento in cui c'era arrivata questa richiesta di espressione di parere ad agosto dei rilievi sulla linea, che però essendo stata attivata, mi riferisco alla collega che prima chiedeva, essendo stata attivata praticamente in prossimità di quelle che sono diciamo non le esigenze ordinarie del servizio, mi è stato chiesto di poter differire i rilievi in modo da avere una situazione quanto più calzante rispetto a quella che è l'ordinaria esigenza di trasporto e l'ordinario utilizzo della linea. Quindi nelle prossime settimane dovremmo ricevere da agenzia quanto abbiamo già richiesto in precedenza, proprio perché possa essere più sereno e obiettivo il nostro giudizio e calarlo eventualmente in una eventuale futura analisi su una linea che ad oggi sembra comunque rispondere in maniera sufficiente alle richieste. Per quanto riguarda ovviamente la linea 810 è dal 2014 che è stata tagliata, quindi io capisco che alcuni sono stati fortemente impattati da questo taglio, però magari avrebbero dovuto forse più fortemente esprimersi ai tempi in cui ovviamente vennero tagliate circa 12 linee nel 2014, però ovviamente
cioè teniamo anche conto del fatto che coincisero con le prime aperture della metro C, quindi non andiamo a dire che chi magari oggi critica alcune scelte magari non abbia dovuto operarne proprio per una serie di contemperamento di interessi, sempre nei confronti ovviamente di quello che è l'interesse primario, cioè quello della cittadinanza. E come già espresso in precedenza, il Movimento 5 Stelle voterà favorevolmente al parere contrario. Grazie. Allora, intanto nomino, vedo che è andato via Candigliota, quindi nomino Tosatti come scrutatore. Sì, consigliere Ciancio. Grazie, per fare l'opposta dichiarazione di voto, non peraltro perché è la prima volta che viene, come dire, contraddetto l'Agenzia della Mobilità. Nel merito, l'Agenzia della Mobilità per istituire questa fermata ha dovuto fare l'analisi dei flussi, il numero degli utenti serviti e naturalmente non propone una soluzione del genere se non ha fatto questa analisi. E a me meraviglia molto che su una proposta dell'Agenzia della Mobilità vagliata, rifatta, riproposta, inoltrata, la politica, se ha il coraggio di dire, rispetto al tecnicismo in questo caso, quando in ogni commissione fatta avete sempre ribadito che il tecnicismo veniva prima, anche quando si era chiesta una fermata in più, precisamente col 51 all'altezza della pasticceria di via Monza, a scendere perché l'altra era lontanissima, per gli anziani e il popolo che, come dire, fruisce di detti servizi nel territorio, io ritengo assurdo che si possa pensare che l'istituzione avvallata, proposta dall'Agenzia della Mobilità, con tutto quello che ne consegue, cioè flussi traffico, analisi numerica di quello che sale e scende e della domanda che è stata fatta, perché? Ecco, questo a me, onestamente, io non ho sentito l'Agenzia della Mobilità in commissione, ritengo che proprio per questo motivo io non potrò esprimere un parere similare a quello della maggioranza, che vuole rimandare al mittente questa proposta fatta peraltro dall'Agenzia della Mobilità, non ci siamo mica noi lì. Per questo motivo io ritengo che i cittadini non possono che, anche se sono, io vedo, e chiudo Presidente senza dilungarmi perché poi magari in una capigruppo lavoreremo bene sui tempi che i consiglieri devono utilizzare per rispondere o gli interventi, li cronometriamo perché spesso le risposte invece degli assessori diventano lunghi, lunghissimi, tanto lunghi al punto tale che non c'è un arbitro severo o imparziale rispetto ai tempi che ognuno occupa. Io non vorrei ricadere in un richiamo perché supero il tempo, dico solamente... Questa è intanto la dichiarazione di voto, poi magari di questo ne parliamo in un altro momento. Grazie. Quindi resti nel tempo. Per la dichiarazione di voto io dico che non si può dare un parere alternante così, una volta si dà ragione all'Agenzia della Mobilità e poi non si sa per quale motivo alla richiesta comunque di cittadini, di comitati che l'hanno richiesta l'ulteriore fermata, noi diciamo di no. Perché? Grazie. Allora Presidente, io non so se dire io, la Lega o quello che sia, insomma, chi rappresento, la Lega in questo caso, e voterà. Ragazzi, sento troppi rumors, ho appena parlato, posso parlare? Sì, per favore. Grazie mille, perché dopo avremo altro di cui discutere, se ogni parola è un rumor. E voteremo favorevolmente. Chi? No, io non ho capito la parte iniziale della... Io, Flavia Cerconi, sì, che oggi rappresento la Lega, che ho chiesto di istituire il gruppo della Lega, oggi parlo, posso parlare. Oggi può parlare come gruppo misto ancora. Oggi come gruppo misto ancora, va bene. Quindi non posso parlare.
No, può parlare come gruppo misto, quindi non può parlare, solo se è diverso dalla... Non può parlare ancora per Lega perché lo sa che dobbiamo portare in capigruppo la questione perché il segretario ha dato risposta difforme, quindi ne parleremo, io gliel'ho già detto, inviteremo anche il direttore, quindi lei oggi può parlare come gruppo misto. Posso parlare? Se il voto è difforme. Allora, quindi se voto favorevole oggi non posso parlare, va bene, grazie. Esattamente, è così. Volta non l'ha detto fascista, oggi no. No. Scherziamo! Dal consigliere Ciancio, se mi sono riseduta è perché ritenevo opportuno votare favorevolmente, visto che anche il Movimento 5 Stelle, proponendo una mobilità sostenibile, dovrebbe avallare questa tesi di fare una fermata in più e di rendere più accessibili i mezzi pubblici a chiunque. Quindi lei è contrario al parere negativo? Sì. Esatto. Allora l'ha già espresso il consigliere Ciancio, era questo che volevo capire, non si capiva il favorevole. Mi ero riseduta per questo. Grazie. Favorevole al parere, infatti non si capiva perché il parere è contrario, favorevole al parere contrario. Allora, ci sono altre dichiarazioni di voto? Consigliera Biondo. Allora, il gruppo del Partito Democratico è contrario al parere contrario. Perfetto. Ok. Per i motivi che ho già esposto, ovvero che io credo, invece molto critica rispetto ad Agenzia per la Mobilità. Abbiamo fatto tante volte in commissione delle discussioni in cui non ritengo che ciò che Agenzia della Mobilità ci propone sia il verbo. Però invece ho una critica rispetto al fatto che non c'è interlocuzione su questo e che quindi è tutto sempre un prendere o lasciare. Però ritengo invece, e non ho capito bene infatti prima qual è il merito, ma questa è anche una mia mancanza, prima che lo dite voi, perché non ho partecipato alla commissione in cui abbiamo discusso di questa cosa. Io però credo che appunto una valutazione sulla necessità di integrare una nuova fermata, oltretutto su un servizio appena attivato che sta comunque riscuotendo successo nel nostro territorio, se Agenzia della Mobilità spontaneamente ha fatto questa proposta vuol dire che ha valutato i flussi e le esigenze, e quindi io credo comunque che a garanzia dei cittadini che noi rappresentiamo non possiamo rifiutare la proposta di integrazione del servizio pubblico, non solo rispetto ad una questione specifica, ma anche rispetto ad una visione politica e di mobilità della città che dobbiamo avere. Quindi credo che comunque avremmo dovuto accogliere questa proposta, soprattutto perché in quella zona, il triangolo che va da Piazzale Appio, Piazza Re di Roma, Piazza Tuscolo, ovvero un buco rispetto al nostro municipio, secondo le valutazioni della comunità di Sant'Egidio, è il triangolo con la popolazione a densità di popolazione anziana più importante di Roma. Quindi dobbiamo anche quella zona, proprio Piazzale Appio, Piazza Re di Roma, Piazza Tuscolo, quindi dobbiamo anche fare riferimento al fatto che proprio quella fermata poteva essere di riferimento per una popolazione anziana per la quale 100 metri più o 100 metri in meno di strada a piedi fanno la differenza. Per questo votiamo contrario al parere contrario, ovvero saremmo stati favorevoli all'integrazione di una nuova fermata. Altre dichiarazioni? Toti. Se mi fate parlare gentilmente, gentilmente. Allora, io già ho detto nel mio intervento di astenermi su questo punto e ho detto anche le motivazioni, le persone in difficoltà, e ce ne stanno tantissimi, anziani e anche altre categorie, è una zona che tocca quasi il 40% di popolazione anziana, quella parte del nostro municipio. Io non riesco a parlare con le persone. Vada avanti, consigliere Toti. No, fate silenzio. Vada avanti. Voi fate silenzio.
Come ho detto, il mio voto è di astensione proprio perché ci sono per me due problemi che riguardano quel territorio. Da una parte, ecco, la popolazione che risiede in quella parte, che si trova in difficoltà perché è anziana e anche per altre motivazioni, e praticamente noi in questo modo abbiamo una fermata molto distante dalla fermata della metro C di Piazza San Giovanni, e dall'altra parte c'è un discorso che riguarda la mancanza di parcheggi. Perciò ci sono motivazioni che mi fanno votare astensione, e voglio ricordare anche che purtroppo nel nostro municipio, rispetto all'indicazione che più volte ci è stata data dall'Agenzia della Mobilità, questa indicazione è stata contraddetta dagli atti del nostro municipio, io dico sempre, sia nella riorganizzazione del servizio ATAC del nostro municipio, che è stata all'ordine del giorno circa 6-7 mesi fa, rispetto alla fermata di Via La Spezia, rispetto a tante altre cose, e ho detto nel mio intervento che questo ci deve portare a una riflessione, perché è un servizio che deve essere e deve avere l'indirizzo di Roma Capitale, e dovrebbe avere anche un indirizzo di massima che viene da questa presidenza municipale, e che però questo indirizzo io penso venga contraddetto continuamente, perché le indicazioni sono sempre conflittuali rispetto alle nostre indicazioni. Ecco, questa era l'indicazione rispetto alla mia astensione. Altre dichiarazioni? No. Votazione. Favorevoli al parere contrario? Astenuti? Contrari? Vabbè, lo scrivi come ti pare. Allora, 13 favorevoli, quindi l'espressione di parere viene votata con parere contrario. Andiamo al punto successivo, ed è una mozione a firma della consigliera Cerconi avente ad oggetto prosecuzione attività sportive svolte all'interno degli spazi scolastici. Buongiorno, buongiorno di nuovo, meno male assessore che è qui in aula, perché ci sono delle chicche di cui fino adesso forse nessuno si è accorto e che le farò presente, soprattutto sul bando, così ci può spiegare meglio. Io riprendo da dove abbiamo finito l'ultima volta, ossia a luglio, a seguito dell'interrogazione che era stata proposta e nella quale chiedevo lumi su quello che doveva essere l'esito, o comunque la, diciamo, di che morte dovevano morire le associazioni sportive all'interno, che praticano e offrono il loro servizio alla comunità all'interno delle palestre sportive. Si sarebbe fatta la proroga? No, sì, adesso facciamo il bando, lavoriamo da aprile in commissione su un bando, commissioni su commissioni, gettoni su gettoni, per poi arrivare al fatto che il bando scade a fine settembre e quindi già noi ci troviamo in ritardo. Esce il bando e scoppia un macello. Scoppia un macello perché forse troppo spesso alle associazioni sportive non era stato raccontato quello che stava per accadere, perché la solita frase è: tranquilli, siamo dalla parte dei cittadini, va tutto bene. Per poi scoprire nel bando che sulle palestre municipali più di una dozzina, circa 19, erano state eliminate. Se lei fa un rapido calcolo, 100 bambini per 19 palestre sono 1900 bambini che non avevano spazi in cui il pomeriggio fare sport. Cosa succede?
ci si dice in commissione la colpa non è nostra, è colpa degli uffici, e quindi noi arriviamo a settembre ad avere questa situazione, un bando in ritardo, probabilmente perché nei mesi precedenti, giugno, aprile, maggio, giugno, luglio, gli uffici hanno lavorato su altro, e quindi chi detta le priorità politiche in questo caso probabilmente ha ritenuto non opportuno sbrigarsi a fare questo bando, e quindi bando in ritardo. Scopriamo che viene fatta una proroga solo su alcune palestre, ora spiegheremo quali, fino a dicembre, con un gap da dicembre a giugno in cui, non si sa. Da questa lista vengono escluse le palestre, alcune palestre, le palestre che sono le palestre O, corretto? Queste palestre O sono fuori dal bando. Scoppia la protesta, associazioni, commissioni, interrogazioni, mozioni, e ieri la presidente Lozzi esce e scrive: è stata effettuata come richiesta la ricognizione che non veniva fatta da tempo per le 19 palestre. Ora io là posso essere d'accordo che non veniva fatta da tempo, ma neanche voi nei 2 anni e mezzo l'avete fatta, perché se oggi ci troviamo a parlare di questo significa che chi c'era prima non l'ha fatto, chi c'era in questi 2 anni e mezzo non l'ha fatto, e tutto è andato a discapito delle associazioni sportive. Ma non solo, la Lozzi dice un'altra cosa, la Lozzi dice: ci siamo sbagliati, allora non eravamo cattivi noi dell'opposizione. Non era Flavia Cerconi che rompeva le scatole nelle commissioni con altri consiglieri che diceva: c'è un problema. Il problema poi è dovuto intervenire mamma presidente, come spesso accade, a mettere una pezza, come si suol dire a Roma, negli errori che vengono fatti. Perché se ci si dice in commissione che è vietato prorogare fino al prossimo giugno, e ieri invece viene garantito dalla presidente di questo municipio alle associazioni che si sono presentate che si sarebbe fatta la proroga, allora c'è un problema. È stata detta una bugia prima, non si voleva fare prima, adesso si può fare. Com'è la storia? È un problema, non è un problema che possiamo sempre riversare sugli uffici, qua è un problema politico, di scelta politica. Inizialmente questo municipio non voleva far continuare e proseguire le attività sportive all'interno delle palestre. Questo è. Perché se no non si spiega come sia possibile che prima la proroga no, poi protesta, proroga sì. Non c'eravamo arrivati da soli che si doveva continuare fino a giugno, che si doveva continuare una, che è necessaria una prosecuzione? Detto ciò, c'è un'altra questione, perché le palestre O attualmente vengono, che sono state classificate come O, hanno avuto una particolarità, perché cosa è successo, per spiegare poi a chi ci segue in streaming, si è detto: nelle palestre O che hanno bisogno di interventi obbligatori, sì, del bando, nelle palestre O classificate O, la mattina l'attività sportiva si può fare, il pomeriggio no. Ma se questi interventi sono obbligatori, o lo sono sempre o non lo sono mai. Non è che la mattina mandiamo i bambini col soffitto che gli cade in testa e il pomeriggio non ce li mandiamo, o sempre o nessuno. Il dubbio che mi è venuto qual è? Ma non è che li abbiamo detti obbligatori senza chiuderli la mattina, perché forse vedere centinaia di famiglie arrabbiate fa un po' più paura dello scontentare qualche associazione sportiva? Perché se la mattina si può fare educazione fisica, il pomeriggio si può fare educazione fisica. O è un diritto solo di chi va la mattina a scuola e non del pomeriggio, ricordando poi che spesso all'interno delle strutture municipali, quindi delle palestre, i bambini che frequentano, i ragazzi che frequentano la mattina e il pomeriggio sono spesso gli stessi, quindi succede anche questo. Inoltre mi sembra
e non credo di sbagliarmi perché l'ho chiesto più volte, di non aver ricevuto le relazioni tecniche che hanno portato alla dichiarazione di inagibilità con la stessa valutazione economica. Inoltre faccio presente che qualche associazione sportiva lamentava il fatto di aver notato che in alcune palestre, per esempio, si chiedeva la messa in sicurezza di finestre che non esistevano in quella palestra. Io ora non so, presidente e assessore, se lei li ha fatti i sopralluoghi. Non so se lei sia andata a leggere, se le ha le schede una per una delle palestre. Queste palestre erano effettivamente così inagibili da escluderle dal bando? Perché ora noi ci troviamo nella condizione per cui stiamo terminando un bando il 28, che è domani, escludendo le palestre O, con la presidente Lozzi che ha detto non vi preoccupate perché comunque faremo la proroga fino a giugno. E di conseguenza dovremo fare un altro bando sulle palestre O. Quali sono i tempi di questo bando? Cioè, riusciamo a mettere, a essere chiari con i cittadini, con noi stessi, perché qua non ci si capisce niente. Un giorno si può fare, un giorno non si può fare, un giorno va bene, un giorno non va bene, le palestre O le puoi utilizzare la mattina ma non il pomeriggio. Ma non ci si può comportare in questo modo. Se lo sport è un diritto, perché è un diritto, noi dobbiamo pensare a trattarlo come tale e quindi deve essere prioritario, prioritario. Detto questo, vengo ad un'altra chicca. Nel bando, lei saprà benissimo, l'ha visto il bando, no? Immagino di sì. Se lei vede il bando, c'è il consenso al trattamento dei dati. Peccato che la normativa che abbiamo messo sul bando è sbagliata. Ora che cosa facciamo a quelli che l'hanno consegnata? Perché la normativa è del 2003. E invece le faccio presente che dal 25 maggio 2018 è entrato in vigore il regolamento UE 2016-679, che riguarda anche gli enti locali, che riguarda anche le stazioni appaltanti. Tempo scaduto. Sì, le stazioni, concludo. Che riguarda anche le stazioni appaltanti. Lei la capisce la gravità di quello che stiamo combinando? Viene capita la gravità? Riusciamo a sbagliare? Noi che siamo per la legalità, legalitari, bravi, bellissimi dalla parte dei cittadini, poi però consenso al trattamento dei dati, normativa sul bando sbagliata. Ma io credo che ci sia veramente poca attenzione, molta superficialità in questo. E concludo dicendo una cosa, assessore. Io vorrei che si smettesse di dire l'opposizione strumentalizza, perché mi sembra che quello che ho detto l'abbiamo fatto capire anche a luglio e oggi ci troviamo dopo 3 mesi a parlare della stessa cosa, ma con più problemi, perché non sapete neanche voi che pesci prendere e mi trovo ad aprire un bando in cui chiediamo il consenso al trattamento dei dati personali sbagliato su questo punto. Ma lei l'ha letto questo bando, assessore? L'ha letto? Perché a me sembra di no. Perché se l'avesse letto avrebbe anche capito la difficoltà. Tempo scaduto. Va bene, beh, mi sembra che ne ho detta abbastanza e può rispondermi, spero, in modo adeguato. Grazie. Sì, certo, può rispondere. Scusi, Ciancio, articolo 60 dopo comma 1. L'assessore ha 10 minuti dopo il relatore. E a me spetta, scusi, spetta la fine, giusto? Alla fine. Okay. No, alla fine. Alla fine sempre l'assessore dopo il relatore, come sempre, come da regolamento da 70,2. Andiamo avanti. Allora. Io qui non sto a rispondere, ma sto a chiarire alcune cose, proprio perché mi sembra importante fare ulteriore chiarezza rispetto a delle questioni che però francamente mi sembra strano mi vengano ulteriormente riproposte, specialmente da un consigliere che fa parte anche della Commissione Quinta. E spiego perché. Non solo io leggo e anzi cerco di sovrintendere ad una serie di cose, proprio perché sovrintendo mi sono accorta quando
quando è stato pubblicato l'avviso, che gli uffici hanno commesso degli errori ben più gravi rispetto a quelli di cui si è accorta lei. In modo particolare ci sono delle difformità rispetto ai punteggi, quindi c'erano degli errori talmente marchiani per i quali ho chiesto conto al dirigente, che infatti ha ovviamente prorogato i termini di scadenza del bando per dare modo di correggere quegli errori e per dare modo, peraltro, oltretutto l'avviso non doveva uscire alla fine di agosto, doveva uscire ben prima, ma non poteva uscire a luglio perché, come ho chiarito più volte, per poter essere redatto l'avviso c'era bisogno della delibera consigliare di programmazione. La delibera consigliare la vota il consiglio e voi l'avete votata a fine luglio. Pertanto, per poter procedere in questo senso era necessario un vostro atto, non un nostro atto, rispetto al quale gli uffici si sono poi ulteriormente attivati, perché di questo avviso noi stiamo discutendo da tempo, voi in particolare nella commissione. Come atti esecutivi li abbiamo presi in carico già dal 2017, proprio perché c'erano queste carenze rispetto alla ricognizione degli spazi, rispetto anche alla fruibilità degli spazi in disponibilità del municipio, perché, come ho anche spiegato qui, le scuole sulle palestre scolastiche hanno ovviamente diritto di prelazione, nel senso che dal 99 esiste l'autonomia scolastica e oltre alle attività curricolari le scuole autonomamente, ed è la Costituzione che garantisce come il diritto allo studio anche l'autonomia delle istituzioni scolastiche, possono autonomamente elaborare i propri piani dell'offerta formativa, includendo anche delle attività extracurricolari che si possono svolgere il pomeriggio, la sera, sabato, domenica, durante i mesi estivi, cioè indipendentemente dallo svolgimento delle lezioni. Pertanto noi abbiamo avviato a dicembre la ricognizione degli spazi sportivi e a gennaio la conferenza di servizi dei dirigenti scolastici dei 19 istituti comprensivi all'interno dei quali si trovano le 56 palestre e spazi sportivi, per poter acquisire la disponibilità delle fasce da mettere a bando. Nel frattempo è anche cambiato il regolamento e il municipio, purtroppo non è autonomo, deve rispettare il regolamento di Assemblea Capitolina, che il 12 aprile ha approvato il nuovo regolamento, che ha introdotto delle modifiche, una delle quali la ricognizione degli spazi sportivi. Già l'avevamo anticipata perché per 4 mesi, come ho già spiegato, l'ufficio tecnico ha lavorato in questo senso, producendo una relazione analitica e dettagliata che è stata consegnata alla commissione sport e che quindi è stata data in visione. Se poi uno vuole avere ulteriori informazioni, schede analitiche eccetera, mi sembra che tutti i consiglieri abbiano la facoltà di fare accesso agli atti e quindi credo che tutti possano poi chiedere documentazione aggiuntiva, ma la relazione è stata consegnata alla commissione, che infatti ha incluso l'elenco delle palestre disponibili all'interno della propria deliberazione. Quindi non bisognava aspettare la pubblicazione del bando per scoprire quali fossero le fasce orarie, le palestre rese disponibili, ce l'avevate già, le avete voi votata all'interno della vostra deliberazione. Le 19 palestre l'ho spiegato anche l'altra volta, poiché ho risposto a diverse interrogazioni sul tema, non solo quest'estate ma anche di recente, sono venuta per una interrogazione a risposta immediata peraltro, quindi sono venuta immediatamente a rispondere. Le 19 palestre sono quelle che l'ufficio tecnico non ha reso disponibile alla direzione socioeducativa che ha emanato il bando. Peraltro la nuova scadenza dell'avviso pubblico è stata spostata al 22 di ottobre e quindi c'è tutto il tempo di poter, per le associazioni sportive, di poter rivedere anche i loro progetti, e sono state escluse dalla possibilità di fare subito l'avviso pubblico. Perché? Perché non potevano essere date in concessione di servizi, ma dovevano, prima di essere messi a bando con la concessione di servizi, quali appunto le attività sportive, essere oggetto di interventi manutentivi obbligatori o stapper obbligatori,
Okay. Rispetto ai quali la direzione socioeducativa poteva decidere o di pubblicare subito un bando di concessione mista servizi e lavori, oppure aspettare che la direzione tecnica avesse i fondi necessari per poter fare i lavori. Poiché si trattava di opere non solo ordinarie ma anche di manutenzione straordinaria, sono state presentate le schede per poter ottenere i fondi a disposizione per la manutenzione straordinaria, e quindi nel frattempo abbiamo avuto la possibilità, con gli assestamenti di bilancio, con l'impegno formale che è stato assunto dalla Commissione Capitolina Sport, il Presidente Diario si è espresso esponendosi in tal modo proprio perché a partire dal nostro municipio, che ha presentato una relazione dettagliata, si è capito chiaramente, ma con dati alla mano, una situazione che forse era anche un po' sotto gli occhi di tutti, lo stato di ammaloramento e di usura delle palestre, ma noi per la prima volta abbiamo fatto una ricognizione precisa e quindi documentata che c'era un fabbisogno manutentivo importante. Abbiamo ottenuto quindi la garanzia dei fondi, pertanto a seguito di un processo molto lungo e partecipato, rispetto al quale le associazioni sportive attraverso i loro rappresentanti sono state sempre messe al corrente passo passo, con riunioni specifiche, formalizzate, comitato sportivo municipale, con incontri che io ho avuto a tu per tu, il presidente Giannone l'ha avuti a sua volta come presidente della commissione quinta, è chiaro che c'è sempre una preoccupazione quando si va ad interrompere uno status quo e si vanno ad introdurre degli elementi importanti e nuovi. La preoccupazione la comprendo, ma le risposte sono sempre state date in maniera puntuale e precisa, e la Presidente Lozzi, rispetto alla quale io ovviamente gestisco le deleghe, non è lei pertanto è intervenuta pubblicamente rispetto ad un lavoro che l'assessorato ha portato avanti, ha precisato non che ci saranno delle proroghe, ma semplicemente che a seguito dell'integrazione che la direzione tecnica ha portato alla sua relazione con queste novità, cioè il fatto che assestamento di bilancio ci saranno fondi eccetera eccetera, la direzione tecnica ha scritto: potete mettere a bando le palestre, anche le palestre O, con concessione di servizi a partire dall'anno scolastico 2019, perché nel frattempo, nell'anno scolastico in corso, con i fondi a disposizione ci assumiamo noi l'onere di fare i lavori. Pertanto lunedì ho fatto una direttiva di giunta in tal senso, acquisita la documentazione dalla direzione tecnica, impartendo alla direzione socioeducativa indicazione di indire l'avviso pubblico per queste palestre, che nel frattempo possono essere utilizzate anche oltre l'orario curricolare, perché solo limitatamente all'anno scolastico in corso la direzione tecnica ha integrato anche in questo senso, ma questo l'avevo già detto la volta scorsa, la sua relazione, dicendo che unicamente per le attività già in essere nello scorso anno scolastico queste palestre possono supportare per l'anno scolastico in corso anche questo tipo di attività, e quindi ci sarà la prosecuzione delle attività sportive rispetto a quelle che già erano state programmate ed erogate lo scorso anno. Sì, consigliere Ciancio. Grazie Presidente, grazie Assessore, io resto agli atti scritti e pubblicati anche sul sito. Lei dice bene Assessore su tante cose, peccato che in commissione c'è stata poco, se vuole le dico l'ultima commissione che ho avuto il piacere di ascoltarla, perché alcune cose magari ce le può dire in commissione meglio, per quanto la determina dirigenziale 21-23 del 2018 sancisce che adesso c'è stata una proroga dell'accettazione del bando dell'avviso pubblico alla data, cioè praticamente il 6-10-2018, diciamo è stato al 28, no, ad ottobre, ottobre, 22 ottobre viene prorogato un avviso perché ci sono stati degli errori gravi. Quindi questo è l'unico atto, quello che dice la Presidente politicamente magari all'associazione per me ancora non è tradotto in nessun atto reale, non abbiamo votato nulla, né tantomeno c'è stata una direttiva di giunta, assolutamente. Quello che è chiaro, c'è stata la direttiva di giunta. È stato anche nel
Non è un dialogo, casomai. Bene, dopo alla fine lei avrà me lo dice, io possibilità non ho fine, si prende appunto. Non ho visto pubblicato l'atto sul sito, per cui io non posso capire le vostre riunioni, se è vero o non è vero quello che fate in giunta. Giustamente avete preso una decisione di addirittura prolungare, come diceva lei, fino a un tempo che è giugno, prossimo anno. Io dico un principio sacrosanto. Vi siete accorti che il regolamento del Campidoglio dice una cosa e la delibera approvata in consiglio ne dice un'altra? Io faccio dei punti interrogativi sui criteri, su come è stata formulata. Ve ne siete accorti che l'avviso pubblico, cioè dico vabbè, possono sbagliare gli uffici, ma la politica li guarda, l'assessore l'ha guardata questo avviso pubblico nei dettagli prima di dire che da 7 punti diventano 5. 2. Mi sono preso degli appunti. Le palestre che non vengono messe a bando. Via del Calice, finita, non presa in consegna. I lavori sono finiti, per questo poi li sentiremo magari o in commissione o da un'altra parte. Non è stata presa in carico pur avendo eseguito i lavori. Nuova, perfetta. Ho ribadito il fatto dell'avviso pubblico, della delibera sui criteri, che non sono in linea con il regolamento fatto dal consigliere comunale presidente della commissione diario. Cioè, se sono stati formulati in un modo, perché vengono stravolti? Vabbè, nessuno ci fa caso. Sono cambiati! I criteri non rispondono più a quello che è l'elenco dell'articolo 12, se non vado errato, o 9. Dove ci sono i criteri, avete detto no, sono indicazioni, non è vero assolutamente, vi invito a un tavolo di studio su questa roba. Dico questo, ma io sono un insegnante come lei, lo è bene, ma è possibile che non ci assumiamo la responsabilità di dire che se una palestra non funziona il pomeriggio, che non è agibile il pomeriggio? Il decreto 44 dell'autonomia scolastica non può imporre a un dirigente di assumersi la responsabilità, perché io vorrei sapere nel nostro municipio chi è il responsabile della sicurezza. Perché il responsabile della sicurezza sulle scuole dice sì o dice no, mette il semaforo verde o mette il semaforo rosso. E allora non lo può mettere di mattina verde e il pomeriggio rosso. Caro assessore, io guardo, io vorrei fare un seminario, quello che volete, perché le nostre scuole riversano in una situazione così grave e lei ha avuto la fortuna di avere delle risorse finanziarie che sta cercando di portare avanti dalla passata consigliatura, importanti. E quindi non mi metto a elencarle qua, gradirei magari un suo intervento in commissione dove ci racconta di tutti gli interventi che si stanno ultimando, dove sì, dove no e dove sono bloccati, perché, ma naturalmente ho fatto l'interrogazione e ne parleremo in un'altra sede. Voglio dire che questo regolamento adesso fatto così che si prolunga, perché la protesta, perché io dico avevamo tutto il tempo, assessore, di fare una cosa molto corretta. Nelle more dell'emanazione del nuovo regolamento del signor consigliere presidente diario si poteva operare comunque con la 263, che è una delibera perlomeno congruente, precisa e dove non lascia spazio che si possono fare delle situazioni siffatte adesso, errori di punteggio, avvisi, criteri formulati in modo diverso, cioè un'associazione, il criterio numero 1 viene messo al numero 8 del regolamento comunale, quindi se il diario ha fatto un regolamento per tutta Roma, è ovvio che ogni municipio può aggiungere dei criteri, ma potranno essere 2, 3, 4, ma vanno in coda a quegli altri che ha formulato il Comune di Roma. Su questo nessuno ha voluto darmi retta, assessore. Io sono convinto che se lei partecipasse a un tavolo insieme a noi potrebbe dare una parola fine agli equivoci che si creano, sia per gli uffici. Sono andato subito a chiedere alla dottoressa Graziani chiarimenti dopo il nostro voto in aula. Purtroppo, ahimè, non mi ha ricevuto subito, perché poi aveva da fare, il lavoro è moltissimo. Sono andato a Babbo Morto dopo che il treno era passato e aveva messo sotto tutti, perché di questo si tratta.
Non stiamo parlando di associazioni che non danno un servizio ai piccoli utenti, non stiamo parlando di associazioni che diventano ricchissime perché hanno chissà quali margini, no, le tariffe calmierate le fissa il comune, il dipartimento, per cui noi abbiamo, come dire, in questo periodo che si trasla l'avviso pubblico, non abbiamo fatto le cose nei tempi giusti, noi rischiamo che bambini e bambini non andranno più di pomeriggio al judo, piuttosto che alla pallavolo, piuttosto che alla pallacanestro. Perché? Perché c'è stata testardaggine da parte della parte politica, io lo devo dire. Io non voglio dire che gli uffici hanno sempre lavorato, ma ricevono delle indicazioni precise. Il nuovo regolamento del Comune di Roma in avviso per gli acquisti non è un regolamento chiaro e preciso, e lo dicevamo. La delibera votata in municipio sulle attività sportive è un buco, non ha funzionato. Questo io lo devo dire perché sono severo e vorrei che funzionassero. Purtroppo il consigliere Giancio è quello che dice strilla. No, io voglio essere costruttivo nelle cose che dico. L'ho detto in commissione, lo ridico in consiglio. Ci siamo ritrovati con una DD, una determina dirigenziale che deve essere ritirata. Cioè, ma voglio dire, con quale coraggio una determina dirigenziale scrive oggi che purtroppo ci siamo sbagliati all'articolo 10? Cioè, voglio dire, ma la politica dov'è? La politica dov'è? Io rimango alquanto sconvolto e comunque sono fiducioso che a prescindere da quello che decide, se ne assume la responsabilità piena la Giunta e la Presidenza, io vorrei che su questo argomento ne discutessimo serenamente, a un tavolo dove mettiamo le carte, senza pensare che io non devo ricevere nulla perché porto avanti una tesi, non ho nulla da chiedere, ho solo da chiedere trasparenza e gli atti che facciano scopa l'uno con l'altro. Questo è quanto. Io chiedo un tavolo preciso, una commissione in cui lei si siede e guarda gli articoli del regolamento di Addi del Presidente e guarda poi la delibera che abbiamo fatto noi. E contestualmente guardiamo l'avviso pubblico. E contestualmente non possiamo dire che in 15 giorni possono fare i sopralluoghi i nostri tecnici. Lo facevamo prima perché anche la delibera 263 impone lo stesso percorso. Imponeva, quindi non dovevamo aspettare il nuovo regolamento, perché ci hanno già preso in giro parecchio sul regolamento che doveva nascere anche negli anni precedenti. Quindi fine della storia. Io non voglio dilungarmi, so solo che rispetto a questo cammino che avete fatto non trovo coerenza con gli atti che sono stati formulati. Grazie. Altri interventi? Biondo. Sì, consigliera. Grazie Presidente. Intanto ringrazio la consigliera Cerconi per aver presentato questa mozione che avevamo presentato anche noi come Partito Democratico, ma poi, avendo visto che era, insomma, aveva fatto prima lei, chiaramente l'abbiamo ritirata perché ci interessava discutere nel merito di questa questione. Ed è giusto parlarne oggi in Consiglio perché, oltre ad averne parlato più volte in Commissione, come ha ricordato l'assessore, la settimana scorsa ne avevamo parlato a seguito dell'interrogazione che lei citava, che avevamo, l'interrogazione urgente che avevamo fatto, e invece mi sembra di capire che dalla scorsa settimana ad oggi delle novità ci sono, quindi diciamo vale la pena continuare a discuterne. A maggior ragione perché ieri, sempre durante la seduta della quinta commissione, le associazioni sportive dilettantistiche del nostro municipio ancora una volta sono venute in questa sede, hanno fatto una protesta, diciamo, pacifica, volendo giustamente però incontrare la parte politica e la parte amministrativa, perché poi su questo, assessore, come lei sa, ci si scaricano le responsabilità a vicenda, invece era giusto incontrarli insieme, lei li ha ricevuti, c'è stato questo incontro, e quindi io, diciamo, al netto
delle polemiche che però dovete darci atto erano giuste in questo caso, perché avete condiviso con noi questa preoccupazione. Volevo capire, al di là delle dichiarazioni Facebook, quali sono le intenzioni e quindi quando verranno fatti determinati atti, e mi spiego. Non sfugge a nessuno che siamo arrivati ad ottobre e che abbiamo già arrecato come amministrazione un danno alla continuità delle attività sportive, perché diciamo 10 giorni fa le scuole stavano per iniziare, una settimana fa erano appena iniziate, adesso sono già iniziate da 10 giorni e comunque ancora in questa incertezza nessuno, né la parte politica, né la parte amministrativa, né le associazioni, né spesso i dirigenti scolastici si sentono di poter dare una risposta univoca alle famiglie che chiedono se potranno continuare ad iscrivere i propri figli alle attività sportive dello scorso anno. E su questo era stata fatta la proroga al 31 dicembre, che però io credo, come lei si sia resa conto, come hanno testimoniato le associazioni sportive, era quasi peggio, nel senso che si arrivava a metà anno scolastico con i bambini che avevano iniziato delle attività e che dal 1 gennaio invece non sapevano se le avrebbero potute continuare, quindi arrecando un danno sicuramente innanzitutto ai bambini e alle famiglie, non garantendo la continuità didattica, ma un danno anche alle associazioni sportive di questi primi 3 mesi, perché non potevano programmare un'attività che riguardasse tutto l'anno scolastico, e un danno potenziale anche alle attività sportive che sarebbero subentrate a partire da gennaio, perché chiaramente a quel punto l'utenza non è più predisposta come a settembre per intraprendere o fare intraprendere ai propri figli una nuova attività sportiva. Ribadisco le questioni che ci interessavano. Le attività sportive nelle palestre scolastiche sono un vanto di questa città, di questo municipio, perché garantiscono dei servizi innanzitutto di qualità e di e assolutamente eterogenei, ma soprattutto li garantiscono a tutti i bambini, ed è una delle poche cose che esistono che veramente garantisce il diritto allo sport per tutti, soprattutto a quei bambini che spesso vengono seguiti dai servizi sociali e che hanno delle disabilità, che all'interno delle palestre scolastiche, grazie alle associazioni che svolgono questo lavoro, possono vedere garantito il diritto allo sport gratuito, e che chiaramente questo non potrebbero ottenere da una palestra privata, da una piscina, eccetera. Ora, io ribadisco anche la domanda che è stata fatta prima, nel senso che noi abbiamo discusso varie volte di questa proroga come se fosse, diciamo, un peccato farla. Allora, è chiaro che tutti noi non siamo per le proroghe, siamo per i bandi, per le assegnazioni, e su questo, diciamo, non c'è da discutere, però non si può neanche oggi dire che è, diciamo, purtroppo ormai colpa del Consiglio se le cose non sono state fatte per tempo, perché diciamo la calendarizzazione e l'attività del Consiglio non vengono calate dall'alto, dal Dipartimento o dal Presidente del Consiglio, ma vengono stabilite al nostro interno, e quindi dobbiamo assumerci la responsabilità politica di questo errore, proprio per quello che lei ha detto. Oltretutto il bando è stato pubblicato, e quindi nelle more della conclusione del bando la proroga si può fare, e la proroga si può fare, e io, diciamo, in questa sede vi chiedo un'altra volta di fare fino a giugno 2019 per garantire la continuità delle attività per tutto l'anno scolastico, e per, diciamo, con un anno di anticipo a questo punto, mentre adesso ci troviamo con un anno di ritardo, nel 2019 potremmo trovarci con un anno di anticipo, riassegnare le palestre, avendo fatto anche i lavori di cui parlavate. Rispetto a questo, dato che invece la Presidente su Facebook non ha detto nulla, e lei alla fine potrà rispondere, volevo capire se ci confermate che questa proroga fino al giugno 2019 si potrà fare, se le attività quindi sono messe in sicurezza, perché questa sarebbe la prima e vera notizia
diciamo, di questa travagliata, diciamo, di queste due travagliata questione che va avanti da mesi, che appunto è un problema, ma oggi siamo qui per capire se è stata trovata una soluzione e quindi in questo caso, diciamo, al netto delle polemiche politiche, appunto, possiamo solamente essere contenti se ci confermate, e però io questa cosa, vi ripeto, non l'ho capita, e poi chiaramente, come diceva il consigliere Ciancio, deve essere trasformata in un atto amministrativo, non può essere solamente una dichiarazione, però conta quello che lei oggi qui ci confermerà, ovvero se le attività potranno riprendere fino a giugno 2019 e quindi le famiglie da domani potranno continuare ad iscrivere i propri figli alle attività sportive che facevano lo scorso anno o comunque a delle nuove attività sportive, con la garanzia che per tutto l'anno scolastico i bambini potranno svolgere quelle attività. Questa è la prima questione. La seconda questione, che diciamo appunto era oggetto anche di questa mozione, è la questione delle palestre O, ovvero io si faranno, diciamo, anche su questo la Presidente ci dice che inizialmente era stato fatto un bando che prevedeva anche la manutenzione e gli interventi a carico dei vincitori del bando. Questa cosa poi è stata modificata e ad oggi mi sembra che non sia più così, e quindi è stata fatta un'ulteriore valutazione e si è fatta marcia indietro rispetto a questo, perché ero in commissione anch'io quando le associazioni sportive ci hanno plasticamente dimostrato che era assolutamente insostenibile poter fare un investimento come quelli che richiedono le nostre palestre scolastiche senza neanche avere, diciamo, la garanzia della continuità delle attività. Invece oggi ci si dice che questo bando non sarà fatto in quelle modalità, che i lavori saranno a carico del municipio, e questo sicuramente è una cosa che, diciamo, che non era scontata dati i tempi in cui viviamo e che accogliamo con piacere, ma che quindi, qua, diciamo, mi sono scritta questa frase che vorrei capire come interpretare, e che quindi... Ecco, si è deciso di garantire la continuità dei servizi erogati nelle 19 palestre O fino a giugno 2019, assumendoci totalmente gli oneri della loro progettazione e manutenzione, alleggerendo così le associazioni, eccetera, eccetera. Quindi anche su questo, in queste 19 palestre verrà garantita la continuità fino a giugno 2019 e poi durante l'estate si faranno i lavori per riassegnarle, oppure durante quest'anno si faranno i lavori e quindi in quelle 19 palestre non potranno essere svolte le attività? Perché anche questo non ce l'ho chiaro rispetto alla polemica appunto di questi ultimi tempo giorni. Scaduto. Concludo. E poi chiaramente l'approfondimento tecnico era doveroso, come abbiamo chiesto nell'interrogazione della scorsa settimana, perché, diciamo, per quanto forse si era trovata una spiegazione amministrativa, di certo la logica non ci sosteneva nel sostenere che la mattina le palestre potevano essere utilizzate e il pomeriggio no, quelle stesse palestre, anche perché a questo punto, assessore, lei può immaginare quanto questa, diciamo, le associazioni sportive sono un riferimento per migliaia di famiglie nel nostro municipio. Questa incongruenza è stata rilevata da tutti e quindi in questo momento noi ci troviamo come amministrazione con una responsabilità in più, ovvero stiamo dicendo ai dirigenti, ma soprattutto alle famiglie: potete continuare a mandare i vostri bambini la mattina e il pomeriggio in quelle palestre, non vi preoccupate perché non succederà nulla. Noi oggi ci stiamo assumendo questa responsabilità. Se siamo in grado di fare questo, vuol dire che prima avevamo sbagliato, stiamo correggendo il ritardo, ma comunque in tempo, e se è così vi ringrazio. Altri interventi? Consigliere Guido. Grazie Presidente. Allora, io ho ascoltato l'intervento dell'assessore, gli interventi degli altri consiglieri. Io sono contento di queste lezioni di vita che ci vengono profuse da chi ha parlato in precedenza, però scusate se non accettiamo lezioni da chi non sa per quale gruppo politico parla, da un presidente di commissione nella passata consigliatura che queste cose ci doveva controllarle, e invece abbiamo casi come per esempio la Damiano Chiesa, che è inagibile, dove deve intervenire il genio civile
il genio civile. Allora io vorrei capire che cosa è stato fatto anche per chi ha parlato dopo, appartenente al Partito Democratico che ha governato questo territorio per 20 anni, 30 anni, 90 anni, 6.000 anni. Allora bisogna capire perché questo stato di cose noi l'abbiamo trovato in questa maniera. In questa, perché, cioè io vorrei capire, cioè negli scorsi anni passati, cioè sapete che la Damiano Chiesa, cioè nel bando precedente, i bambini ci andavano dentro. È inagibile, cade il tetto, deve intervenire il genio civile. Allora dov'è questa responsabilità politica che tanto si, di cui tanto si parla, si dice e si fa? Dov'era? Finché non è stata fatta questa relazione tecnica dal nostro ufficio tecnico municipale, queste situazioni erano così all'aria volata, non erano certificate su carta. È stato fatto un lavoro abnorme, che non ha fatto tra l'altro nessun altro municipio, sullo stato di sicurezza e manutenzione delle nostre palestre per la sicurezza dei bambini, per la prosecuzione sportiva, positiva di tutta la comunità municipale. In pratica tutto lo sport che si è fatto fino e a questo bando, cioè quindi al precedente degli anni passati, essenzialmente era totalmente non in sicurezza. Noi in questi consigliere anni Biondo? Abbiamo lavorato, abbiamo fatto adesso questa certificazione dello stato di cose che non è stato mai fatto, quindi fino a prova contraria voi non l'avete fatto, noi l'abbiamo fatto, 2 anni, 1 anno, quando parliamo di 30 anni, quindi non venire a fare per favore la morale perché non sei buona in questo caso, perché appartiene a quella forza politica là, non tu personalmente ovviamente, senza contare che il diritto allo sport è stato chiaramente messo in discussione col bando precedente, perché non sapevano né i dirigenti, né le scuole, né i presidenti, né i presidi lo stato reale manutentivo delle palestre a disposizione della cittadinanza. Questo lo hanno capito anche le associazioni, spero che lo abbiate capito anche voi, ci doveste dire grazie. Perché abbiamo capito lo stato manutentivo di queste palestre, cosa che negli anni passati, non so, c'è la commissione che cosa ha fatto, no, cioè non lo so, neanche c'è l'assessorato scuola, non so che cosa ha fatto. Che cosa ha fatto? Perché erano pericolose. Ora, di queste palestre, ora sappiamo che sono 56 in tutto, 33 hanno uno stato manutentivo accettabile, che sono quelle là che poi sono andate a bando, anzi di queste 28, perché sappiamo che c'è l'autonomia scolastica, e quelle O sono 19, stato manutentivo fortemente usurato, che hanno bisogno di lavori essenziali, strutturali, non come sempre nel bando precedente si chiedeva alle associazioni di mettere soldi per fare cose, cioè così, cioè di primo soccorso, non lo so, per le strutture, perché la pubblica amministrazione municipale non si è presa in carico di andare a fare degli interventi strutturali su queste palestre, cosa che noi faremo adesso con fondi municipali, come ha detto prima l'assessore, scusate, con fondi comunali, ma con intervento municipale. Barattando semplicemente soldi punteggio nel bando. Quindi non solo non si è presa la briga e la responsabilità, cioè ci metterà a posto queste palestre mettendo a repentaglio la vita di decine di migliaia di persone e di bambini, cioè questo municipio che in queste palestre manco ci potevano entrare. Punto 1. Hanno anche barattato non facendo interventi economici adeguati per la manutenzione delle stesse, ma non perché non volevano fare, forse anche quello, io questo non lo so, può essere tutto, ma perché non conoscevano lo stato manutentivo delle palestre, perché non hanno mai fatto un controllo. E che soldi vai a mettere se non sai dove metterli, se un controllo tu non l'hai mai fatto? Ignoranza pura. E poi le palestre, cioè poi le associazioni ovviamente si lamentano, quelle che hanno messo i soldi nel passato bando a baratto, cioè per l'appunto di un punteggio, se adesso cioè si dice guarda che tu hai operato in estrema difficoltà e in estremo pericolo, queste palestre vanno messe a norma. Ma prima di metterle a norma addirittura, mettere c'è in sicurezza, che c'è, che la gente ci possa entrare dentro. Non è che è un concetto molto
cioè molto difficile e complicato. Ora, io chiudo parlando dell'atto un attimo. Io ho letto quest'atto con molta attenzione, a parte che ci sono cose assurde, tipo si parla di affidamento degli impianti sportivi che non c'entra niente con le palestre scolastiche, e vabbè, ci sono frasi c'è che dicono una cosa e nella frase successiva si dice esattamente il contrario. C'è un punto che è scritto a penna, cioè parliamo, io ho sentito prima la privacy nel bandolo, c'è la chiarezza tecnica. Questo non è un atto di chiarezza tecnica, questo è un atto, ma io non lo so se è un atto municipale questo qua. Comunque, cioè andiamo sui punti. Primo punto, impegnarsi a garantire la prosecuzione delle attività sportive nelle palestre municipali fino al 30 giugno 2019. Allora, chi ha presentato quest'atto è anche un avvocato, tra l'altro. Allora, io vorrei, e saprà sicuramente, che la parte politica, questo è un atto chiaramente di propaganda politica e non di valenza tecnica, perché è un atto che dice a una parte politica di garantire una proroga tecnica. Se si chiama tecnica vuol dire che possono farlo i dirigenti dell'ufficio tecnico, quindi se io scrivo su un atto fammi la proroga tecnica è illegale, quindi questo punto, il primo, è illegale. È illegale. L'assessore ha spiegato un'altra cosa, che alla luce dell'integrazione dell'ufficio tecnico, quello che è stato scritto nella delibera è prosecuzione nel periodo transitorio nell'ambito delle competenze dell'ufficio tecnico. È molto chiaro, quindi questo punto cioè già si elimina per sé. Il secondo punto è fantastico: a fornire alle competenti commissioni municipali cioè le relazioni tecniche che hanno portato alla dichiarazione di agibilità delle palestre alcune, eccetera eccetera. Io voglio far presente che non solo il consigliere può far accesso agli atti, ma questa relazione tecnica è già passata in commissione, è già inserita nella delibera che questo consiglio ha votato. Forse i consiglieri non c'erano in commissione. Forse non c'erano in commissione, forse stavano lì, però pensavano ai comunicati politici piuttosto che all'aspetto tecnico che si stava, valutando in commissione. Predetto basta. Questo è che se in commissione non ci si era, quando il presidente Giannone ha letto questa cosa, analizzando punto per punto con tutte le associazioni che erano presenti, con tanto di testimoni, tutte le palestre che questo atto tecnico aveva per appunto dichiarato e all'epoca con assente manutenzione. Quindi è davvero divertente, molto divertente. Questo aspetto, il terzo punto, quello scritto a penna, dice c'è la possibilità di effettuare attività sportiva pomeridiana laddove non vi sono carenze strutturali. Questo è un punto scontato e anche incluso nella direttiva di giunta. Pertanto questi sono tre punti che vanno elisi tutti quanti, io non lo so. Quindi è bene chiarire tecnicamente come ha fatto l'assessore, però anche sul piano politico bisogna dire qual è la responsabilità di ognuno. E aggiungerei un'ultima cosa prima di chiudere: in realtà è sorto tutto questo putiferio su queste palestre, sapete perché? Perché abbiamo cambiato il sistema, questo abbiamo cambiato. Quando aggiungi delle caratteristiche nuove è sempre dura per tutti, ma tranquilli che prima o poi ci si abitua al nuovo metodo. Non ci sarà più lo sbarellamento politico, perché le cose funzioneranno a norma di legge, con delle palestre che sono certificate. È tutto qua. Grazie. Presidente, a titolo personale, perché mi ha citato in qualità di presidente della vecchia commissione, come ha fatto con Giannone, lei deve darmi la parola. Assolutamente sì. Grazie. Non per altro, per dire... Assolutamente sì, quando sarà il suo momento potrà. Dovrebbe a fine discussione. E noi poi non sono attuale rispetto all'intervento che ha fatto adesso. Io non ho fatto il regolamento, a Giannone l'abbiamo fatto rispondere. Lei ha dato la parola... A fine discussione riguardi il video. Andiamo avanti, ci sono altri interventi? Sì, se non ci sono altri interventi posso dare la parola. Grazie, a titolo personale, perché il consigliere che mi ha preceduto voleva sapere quello che ha fatto il presidente e la commissione scuola nella passata pochissima tempo che abbiamo avuto. Lo potrebbe domandare al suo collega consigliere Coglia,
che considerazione ha della Commissione, della Presidenza della Commissione e quante schede abbiamo fatto per avere i finanziamenti regionali che si hanno avuto per questi anni correnti. Lei lo potrebbe anche dire. Poi potrebbe anche dire di quanto sono stato inopportuno nel dire e nell'avviare quello che si doveva fare nei tempi comunque della delibera 263. Bene? Glielo potrebbe dire senza fare discussioni così. Nel fatto e nel merito della questione sta di fatto che quello che lei critica lo sta operando comunque. Quindi non facciamo enunciati del mondo che noi seguiamo la legalità. State perpetrando comunque una proroga. Qual è il motivo? Non voglio saperlo. Da 2 anni e mezzo avete vinto le elezioni perché qualcuno è stato inefficiente prima. Vi assumete la responsabilità del fare. Non capisco poi, caro consigliere, deve queste cose deve guardare. Senza che all'inizio della consigliatura si facessero proclami così assurdi rispetto a consiglieri che ritengo ognuno di voi e ognuno di noi che occupa una seggiolina qua lo fa nell'interesse dei cittadini come lo fate voi. E non l'ho mai rinnegato o non detto. Si scrive nella DD 2123 del 2018, lei vada a controllare, che quello che si è fatto con la DD non ha rilevanza contabile. Si vada ad accertare se è vero. Si vada ad accertare prima questo, prima di dire che questa siamo gli unici santi che operiamo nella legalità e nella trasparenza. Assolutamente no, quello che vale per l'uno vale per l'altro. Io sto qua per controllare quello che lei sta facendo da 2 anni, perché sono stato eletto per questo, come lo sono stati eletti i consiglieri del Movimento 5 Stelle prima. Ma non faccia affermazioni che fanno ridere, mi perdoni. Che cosa ha fatto la Presidenza della Commissione? Io sono un emerito sconosciuto contadino Presidente di Commissione. Io non gli darei colpe ai Presidenti di Commissione, ai consiglieri, rispetto al lavoro che fanno in Commissione, perché lì c'è un dibattito permanente su quello che si deve fare, ma non l'ho visto sulle scuole il dibattito corretto, non ho visto le schede e un report su tutti i finanziamenti avuti e come sono stati spesi, non ho visto un report sul ponte di Via Spadola perché si è fermato. O perché era ferma la Carducci e adesso, non rispondendo all'interrogazione, si sono affrettate a levare i ponteggi. Non ho visto il tabellone affisso sui ponteggi di che lavori si trattava. Io giro il territorio, guardo tutto quello che si fa, invito pure voi a guardare con attenzione tutte le cose tempo che si scaduto. Fanno nel municipio e non dare colpe. Soprattutto a consiglieri che come lei cercano di dare il massimo per fare le cose meglio possibile, senza favorire nessuno, soprattutto le commissioni. Qua, dico l'ultima, Presidente, mi perdoni, quando si è operati in commissione sul fatto di mettere i lavori da fare a carico delle associazioni, io vorrei che tornasse, come dire, una registrazione, una streaming, io lo voglio lo streaming, così si vede quello che ha detto il suo consigliere nella passata consigliatura. Se era un emendamento proposto proprio da lui, quello nell'avviso, sappi che non avevo lo sport, poi lei cambia, dovrebbe chiamare il consigliere Poli, quindi sto parlando a nome suo per difendere l'operato, il consigliere Poli aveva la presidenza della commissione sport, non il consigliere Ciancio, glielo ricordo, e anche gli atti che vengono approvati in commissione urbanistica provengono da lì. Grazie. Bene, andiamo avanti, lascio la parola al relatore. Sì, guardi, io veramente, cioè, aspetta. Sì, sì, aspetto, aspetto. Era una confidenza? No, no, Posso anche rispondere, perché anch'io ero rimasta un po', diciamo, stranita, quando sorpresa, quando lei ha detto che il presidente della commissione scuola era Coia? Il presidente. No, sport? Sport era Poli. Presidente della commissione. No, mi chiedo perché ha parlato allora il consigliere Ciancio, visto che non ha preso in causa, che è presidente della commissione evidentemente. No, guardi, presidenza lei, della commissione. La prossima volta me lo dica però. Fatto personale per finta. Fatto personale per finta non si può accettare, consigliere Ciancio. Andiamo avanti, vada avanti. Se io fossi componente, ero vicepresidente della commissione. Ci siamo detti tutto. Quindi abbiamo detto va tutto. Bene.
Ora tocca a me. A parte, guardi Presidente, voglio superare, perché io spero sempre che all'interno del Movimento 5 Stelle voi parliate tra di voi, e quindi quando dico che parlo a nome della Lega perché è stata depositata una richiesta di questo ancora e ne stiamo ancora discutendo. Poi se qualcuno però in questa discussione ritorna sopra e dice non sappiamo neanche a nome di chi sta parlando, mi permette di dire che è veramente da bambini un'affermazione del genere e non ci si rende conto di quello di cui stiamo parlando. Quindi io mi rivolgerò, mi permette di farlo, a chi ha intenzione di fare le cose seriamente, non a chi riesce a dire solo quello che non è stato fatto gli altri anni. Quello che non è stato fatto gli altri anni o negli anni precedenti lo sappiamo bene, dobbiamo guardare avanti. Il problema di questa città è che si guarda sempre a una responsabilità indietro, mai a una responsabilità avanti. Ho ascoltato 10 minuti di intervento in cui mi si diceva ma forse no, chi c'era prima, chi c'era dopo, l'atto scritto male, l'atto è scritto un pezzo obiettivamente con la penna, perché oggi io non ho la stanza, non so obiettivamente, non posso portarmi una stampante dietro con il computer dietro, quindi obiettivamente se devo fare una modifica la porto a penna senza alcun tipo di problema e non vedo quale sia il problema, anche perché ho visto in realtà tante volte atti passare in municipio, e chiudo su questo perché non ci voglio tornare, presentati dalla maggioranza e un mese dopo rimodificati perché saranno accorti degli errori. Quindi venirmi a dire che ho aggiunto una cosa a penna su un atto mi pare strano. Faccio presente un'altra cosa che è ancora più grave, assessore, forse lei dovrebbe prima concordare gli interventi con la sua maggioranza, perché se qua mi si dice che la proroga che chiedo qui non si può fare e poi però la Lozzi e lei mi dite che prorogate fino al 2019, c'è un problema, perché qua qualcuno ha detto che è in violazione della legge la proroga o la prosecuzione, chiamatela come vi pare, fatto sta che continuano l'attività fino a giugno 2019, quindi o uno o l'altro, perché se non si può fare dite non lo possiamo fare. Qua il problema è stata proprio la mancanza di chiarezza. La domanda è quello che si chiede qui è molto chiaro, io non credo, l'hanno riletto e ringrazio. Ci impegniamo a garantire la prosecuzione dell'attività sportiva nelle palestre municipali fino a giugno 2019? Scusate. Altro punto, il problema qual è stato? Quando io mi sono recata all'ufficio tecnico, noi ancora la valutazione economica sulla singola palestra non la avevamo. Lei le ha queste cose? Lei ha la valutazione economica sulla singola palestra? Se ce l'ha lei la fornisca alla commissione, perché in commissione, cari, non sono passate le valutazioni economiche. Forse siete voi che pensate di averle, prima fate un gruppo, poi vi sbagliate con la commissione, poi ci parla l'assessore, poi ci parla il presidente, pensate che parlate anche con l'opposizione. Con l'opposizione non ne avete parlato, la valutazione economica, presidente, in commissione, assessore, non è passata, glielo assicuro, perché ho visto tutti gli atti che sono passati in commissione. Altra cosa, a riconsiderare nelle palestre classificate O la possibilità di effettuare l'attività sportiva pomeridiana laddove non vi sono carenze strutturali tali da mettere in pericolo gli utenti. Questo è l'atto che ho presentato, questo è l'atto che è stato presentato ed è un atto dove lunedì è stata data ragione a questo atto è stato presentato il 19 settembre. Assessore, il 19 settembre, e ne stavamo già discutendo di queste problematiche, ne avevamo già discusso e voi probabilmente ne stavate anche ragionando, ma non mi si può dire che io presento questo atto dopo la determinazione, perché significa che non ci sono proprio passaggi temporali. Questo atto è stato presentato il 19 settembre, il 24 settembre, quindi dopo, perché ovviamente 19 viene prima, 24 viene prima, 23, 24, 5 giorni dopo viene fatta una determinazione dirigenziale. Questa determinazione dirigenziale si proroga il bando fino al 22 ottobre. Perché noi questa determinazione dirigenziale non l'abbiamo? Capisce qual è il problema? Cioè, in questo municipio si parla di trasparenza, ma di trasparenza non ce n'è. E in questo caso non ce l'hanno neanche le palestre, neanche con le palestre siete stati chiari, altrimenti non sarebbero venute qui a protestare ieri, quindi dopo che avete fatto la determinazione dirigenziale. Cioè ci vuole un po' più di chiarezza e di trasparenza. Sono venute qui a manifestare le associazioni sportive perché non c'è stata chiarezza. Allora è molto semplice, lei ci può chiarire cosa intendete fare, perché questa verrà bocciata, però sono anche i punti che secondo me sono essenziali. Quindi fino a giugno 2019 tutte le palestre, comprese le palestre O,
Questo è il punto. Intanto facciamo un bando e dopodiché mettiamo a posto anche le palestre O e poi rifacciamo il 22, entrano anche le palestre O nel bando. Cioè, come ci stiamo organizzando? Perché non si sta capendo. Ste palestre O che fine fanno? Viene prorogato fino a giugno 2019? Perché noi per 10 minuti, io ascoltando interventi in cui mi si dice no perché voi, no perché noi, allora voi non avete fatto, non avete detto. Allora, io non voglio parlare con i bambini, io voglio parlare da persone serie. Cioè, se a me mi si alza qualcuno e mi si dice perché una difesa estenuante del proprio fare politica, a me non interessa in questo momento. Noi oggi abbiamo un problema, che è garantire la prosecuzione dell'attività sportiva. Questo municipio è in grado di garantirla? Perché ieri, quando sono venute, c'è stato anche un incontro, se non sbaglio, con le associazioni sportive, c'è stato anche il famoso post della presidente Lozzi. Allora resettiamo quello che abbiamo fatto. Da persone mature bisogna dire: questo municipio riguardo le palestre stava sbagliando, ci siamo accorti che ci sono stati degli errori, tentiamo di metterci tentiamo di risolvere questa problematica. Risolviamo questa problematica come? Riusciamo a farlo? Riusciamo a far proseguire l'attività scolastica anche nelle palestre O? Perché se nelle palestre O ci sono delle carenze tali da non poter mandare gli utenti a fare ginnastica o pallavolo o pallacanestro o quello che sia, non lo possono fare neanche la mattina, presidente e assessore. È questo che io contesto. Io invece sono dell'idea che si può riprendere in mano la situazione, avere la proroga del bando fino al 22 ottobre, mettere a bando anche le palestre O, che è quello che viene richiesto, e portare così a compimento un anno intero scolastico per tutte le palestre fino a giugno, a fare oggi il bando per il prossimo anno, per l'affidamento del prossimo anno, e ritrovarci a giugno con la consapevolezza che da settembre si inizia in tutte quelle palestre, quindi saranno, io non riesco a fare i calcoli, però insomma ci siamo capiti, palestre O più le palestre che andavano bene, iniziare il prossimo settembre preciso, iniziare le attività sportive e proseguirle per i prossimi 4 anni. A me non sembra una cosa complicata, e non mi sembra neanche, assessore, me lo dica lei, che le richieste qui non siano quelle che sono state anche prese in considerazione, su cui la Giunta ha lavorato, perché mi sembra che stiamo parlando delle stesse cose. Glielo ripeto semplicemente per far notare quanto invece chi parla a volte a sproposito senza sapere poi dice delle baggianate. Grazie. Allora, preciso che, grazie della parola, preciso che io cerco di essere presente sempre tutte le volte in cui vengo invitata e la mia presenza viene richiesta, per dare gli chiarimenti che posso come parte politica tecnica dare, visto che ho il rapporto diretto costante con gli uffici e nel contempo anche il rapporto diretto costante con i consiglieri di maggioranza o di minoranza. Per me insomma è indifferente, perché tutte le volte che qualcuno è venuto da qualunque parte politica e con qualunque modalità, lei stessa venendo in ufficio senza appuntamento o quant'altro, se ho la possibilità mi fa piacere farlo, perché credo che questo contribuisca, come dire, a fare delle chiarezze preventive e a fare in modo che tutti quanti riusciamo a svolgere nella maniera ottimale un compito che è delicato quanto importante. Ciò premesso, mi scuso anche, lo faccio qui pubblicamente con le persone che mi stanno aspettando, perché alle 11 avevo precisato di avere questo tavolo con la 285, nel frattempo spero che la mia collega mi stia sostituendo, li raggiungerò non appena concludo, ma mi sembrava particolarmente importante continuare ad essere presente proprio per chiarire ulteriormente quello che è il mio pensiero, ma e soprattutto per apportare ulteriori elementi chiarificatori. Proprio perché, come veniva ricordato, la mia professione è quella di insegnante, per me non è un problema spiegare, riformulare, prendere appunti, accogliere delle domande e cercare di dare anche 10 volte o 15 volte la risposta che è più adeguata, per fare in modo che come dire, i concetti e le informazioni siano a disposizione di tutti.
Allora, la ricognizione tecnica che noi abbiamo iniziato quando appunto era in vigore la delibera 263, cioè il precedente regolamento rispetto a quello che è stato, perché l'abbiamo iniziata, ripeto, a dicembre 2017, mentre il nuovo regolamento era quello, è quello che è stato approvato ad aprile del 2018. A seguito di un anno e mezzo, due anni di incontri costanti con le associazioni sportive, con i dirigenti scolastici, con i comitati genitori, con i presidenti dei consigli di istituto, tant'è vero che una delle prime cose che abbiamo fatto appena insediati, proprio riprendendo la delibera 263, il vecchio regolamento, è stato quello di istituire, perché non era stato istituito, il comitato sportivo scolastico municipale, in cui fosse presente un rappresentante eletto delle associazioni sportive concessionarie dei centri sportivi municipali, un rappresentante dei presidenti dei consigli di istituto dei 19 istituti comprensivi, un rappresentante dei dirigenti scolastici, un rappresentante degli insegnanti di educazione fisica, diceva la 263, perché era precedente rispetto alla nuova formulazione che è scienze motorie sportive, un rappresentante anche del CONI, il fiduciario del CONI, che benché indispensabile, non previsto, però l'abbiamo voluto integrare per fare un discorso collettivo. Abbiamo istituzionalizzato, abbiamo fatto tutte le riunioni per far eleggere i vari rappresentanti, proprio perché se una cosa non c'è, si fa. Se una cosa è stata fatta e si può migliorare, si migliora. Se una cosa è stata fatta ed è stata fatta bene, si porta avanti. Questo è, diciamo, un discorso che ho fatto il giorno in cui ci siamo presentati a voi in consiglio e continuo coerentemente a agire in questa modalità. Quindi tutte le osservazioni che le varie parti ovviamente hanno apportato alla discussione le abbiamo prese seriamente in considerazione e abbiamo avviato parallelamente sia la ricognizione delle palestre scolastiche sia anche delle interlocuzioni strette con i dirigenti scolastici e con la scuola capofila della rete d'ambito, perché a seguito delle riforme apportate dalla legge 107 il municipio è occupato da una cosiddetta rete d'ambito, cioè tutte le scuole statali, non solo le 19 del primo ciclo, gli istituti comprensivi sono primo ciclo, quindi diciamo chiamandole con la vecchia nomenclatura materna, elementare e media, ma anche le scuole del secondo ciclo, quindi i licei, gli istituti tecnici, gli istituti professionali. La scuola capofila è l'istituto Pirelli, che è una scuola del secondo ciclo, e la dirigente scolastica, la preside De Vincenzi, che tra l'altro ringrazio pubblicamente per la sua puntualità, presenza e disponibilità, si è sempre prodigata affinché tutte le componenti fossero presenti. E abbiamo proprio con lei iniziato anche a elaborare un accordo di collaborazione tra municipio e istituzioni scolastiche autonome per arrivare a fare in modo che anche i dirigenti scolastici abbiano, rispetto ai centri sportivi municipali, che invece pur svolgendosi all'interno degli spazi sportivi scolastici sono indipendenti, per cui i dirigenti scolastici, se un'associazione sportiva che per conto del municipio fa attività all'interno della scuola commette qualcosa che va, come dire, a cozzare rispetto a quelle che sono le esigenze della scuola, non hanno la facoltà di elevare una contestazione, come se fosse invece un'associazione che gestisce l'attività per conto della scuola in autonomia scolastica nell'ambito del piano dell'offerta formativa. Quindi stiamo cercando anche, con buon senso, con buona disponibilità, nel rispetto del perimetro delle norme, anche di colmare dei gap, delle zone d'ombra, delle ambiguità che l'affastellarsi di diverse normative di rango differente, che vanno però a impattare su materie che poi prevedono un incastro, purtroppo lasciano. Ciò premesso, 56 sono le palestre scolastiche, non solo quelle palestre, ma anche 2-3, l'ho detto anche la volta scorsa, le cosiddette palestrine, non vere e proprie palestre, ma delle aule che vengono utilizzate soprattutto nella primaria e nell'infanzia per la psicomotricità. Le abbiamo censite. Il censimento è importante non solo per lo stato manutentivo, ma anche per le dimensioni, perché per poter mettere a bando per attività sportive gli spazi bisogna poi anche che chi va a valutare i progetti che le associazioni sportive presentino
abbia la disponibilità di capire se viene presentato il progetto per una determinata attività, le misure di quello spazio consentono o meno lo svolgimento di quella determinata attività. Anzi, da questo punto di vista il CONI ha dei regolamenti molto precisi, per questo abbiamo tirato dentro anche il CONI, in modo tale da avere anche questa, perché uno dice, cavolo, possibile che in tutti questi anni non ci fossero nemmeno le planimetrie quotate? Io quello che ho fatto in questi due anni è stato cercare innanzitutto di mettere insieme con la direzione tecnica tutto ciò che gli archivi potessero tirar fuori, non solo quelli municipali ma anche quelli comunali, SIMU, patrimonio e quant'altro. Allo stato dell'arte a dicembre mi sono resa conto che tutto questo lavoro aveva prodotto ben poco, la classica montagna che partorisce il topolino, perché non c'erano queste informazioni o quantomeno non erano disponibili. Benissimo, direttiva, in accordo con la direzione tecnica facciamo questa ricognizione e l'abbiamo cominciato a fare. 56 palestre, 33 sono state aggiudicate dalla direzione tecnica in stato manutentivo tale da poter essere messe subito a bando con la concessione di servizi, senza che le associazioni sportive dovessero fare alcunché, perché le associazioni sportive, società e quant'altro hanno come propria missione quella di fare attività sportiva e non di fare lavori o quant'altro, anche se poi il regolamento nuovo prevede che si assumano l'onere della manutenzione ordinaria. Quindi con il nuovo regolamento dell'Assemblea Capitolina il concessionario dovrà assumersi l'onere della manutenzione ordinaria, chiaramente per quanto di propria competenza. Invece 19 non erano in una condizione tale da poter essere subito messi a bando, perché c'erano degli interventi obbligatori, ma non ai fini dell'agibilità. Queste 19 palestre sono agibili, semplicemente lo stato manutentivo è tale da non consentire subito, se non si facevano prima degli interventi per garantire che questo stato manutentivo, come dire, potesse supportare i 4 anni di un'attività intensiva, perché nel momento in cui si mettono a bando poi ci sono i progetti e giustamente chi vince dice: io voglio essere nella condizione di poter utilizzare queste palestre per quello per cui le avete messe a bando. Ricordo solo, ma non per polemica bensì per chiarezza, che nel bando del 2015 erano state messe a bando per l'appunto anche delle palestre che in realtà non erano disponibili, per cui io ho dovuto ricevere diverse associazioni sportive che lamentavano proprio questo, cioè ma come, mi avete, il municipio, l'amministrazione precedente ha assegnato queste palestre, io non ci posso entrare perché voi stessi le state poi chiudendo per fare dei lavori. Preciso, il municipio ha un proprio RSPP che è responsabile del servizio di prevenzione e protezione per i locali municipali. Le istituzioni scolastiche autonome hanno i propri RSPP, i dirigenti scolastici hanno i propri, quindi noi abbiamo, chiaramente noi abbiamo a che fare anche con questo tipo di realtà che per l'appunto è complessa. Il dirigente può, come ha fatto in alcuni casi, autonomamente dire: io interdico questa palestra perché il mio RSPP mi ha fatto questa relazione, siccome rispondo io come dirigente ai sensi del decreto legislativo 81 sulla sicurezza, per me questa palestra è interdetta. Abbiamo avuto anche questi casi di palestra interdetta dal dirigente scolastico, che poi però all'associazione diceva: io voglio utilizzarla il pomeriggio perché voi come municipio nel 2015 me l'avete data, e sorvolo su tutte queste problematiche. Perciò abbiamo fatto questa chiarezza, le 19 palestre non possono essere messe subito a bando con la concessione di servizi. Allora, due sono le cose: o l'amministrazione le mette a bando con la concessione mista, cosa prevista dal nuovo regolamento che il regolamento precedente non permetteva, per la semplice ragione che il nuovo regolamento ha posto come, diciamo, tempo scaduto. Io devo chiedere se interessa la risposta oppure se vogliamo. Sì, però le posso chiedere, perché una cosa sola, perché cioè la risposta, nel senso che abbiamo parlato di tutto tranne che di quello che era l'atto, capisce? È questo il problema. Sì, però diciamo che sì, beh, però io cerco di, come dire, di seguire un iter, poi magari può darsi che io non abbia il dono della sintesi, me ne scuso, infatti cerco di non intervenire proprio per non appesantire commissioni e consigli. Allora, stavo dicendo che queste, insomma,
doveva essere fatta o la concessione mista, che il nuovo regolamento permette perché applica il codice degli appalti e delle concessioni. Codice degli appalti e delle concessioni che il dirigente del municipio, cioè la dottoressa Graziano in questo caso come dirigente dell'area socioeducativa, è tenuta ad applicare. Peraltro la dirigente ha una sua autonomia gestionale rispetto alla quale risponde agli organi politici, ma io non posso certo dire alla dirigente tu devi fare così, anche quando lei ravvisi invece nella sua autonomia, quindi le determine dirigenziali vengono emanate dalla dirigente, non, no, perché prima si diceva che lunedì, cioè ieri l'altro, era stata emanata una determina dirigenziale, non c'è nessuna determina dirigenziale, c'è una direttiva di giunta che è una cosa diversa, quindi se voi cercate sul sito la determina dirigenziale relativa alle palestre O, non la trovate, perché noi abbiamo fatto una direttiva di giunta in cui impegniamo sulla scorta di una relazione tecnica ricevuta dall'ufficio tecnico, la dirigente socioeducativa a fare questo tipo di avviso pubblico. La determina dirigenziale no. Ma che conta per fare le proroghe, per fare tutto? Allora, io stavo seguendo un iter, poi diciamo la determina dirigenziale è quella che bandisce l'avviso ed è quella che, come quella che è stata fatta una decina di giorni fa, determina poi eventuali prosecuzioni e cose di questo genere. Il codice degli appalti prevede che l'unica proroga, l'unica prosecuzione ammissibile di servizi in essere con la gara in corso sia quella cosiddetta tecnica, nel senso che consente nelle more dell'espletamento dell'avviso di fare poi una prosecuzione. La dottoressa Graziano ha fatto per le 33/28, dico 28 perché ci sono 5 palestre scolastiche che le scuole si sono tenute per sé, per le 28 palestre scolastiche di tipo B ed M messe a bando, la dirigente ha fatto la prosecuzione nelle more dell'espletamento del bando. Ecco perché troviamo scritto 31 dicembre, perché lei nelle more dell'espletamento del bando intanto ha fatto la prosecuzione delle attività, come è accaduto con altre gare che hanno riguardato l'anno scolastico, tipo l'appalto della refezione, lo citavo anche la volta precedente. E siccome è logico, infatti quello che abbiamo scritto anche nella direttiva è questo, è logico che il servizio scolastico vada ad impattare su 2 anni ed esercizi finanziari diversi, c'è questa anomalia, no? Perché il nostro anno finanziario si chiude al 31-12, poi farà una nuova determinazione dirigenziale con cui porterà la scadenza della prosecuzione fino al 30 di giugno, fino alla conclusione dell'anno scolastico. Questo è per le palestre B ed M. Per le 19 palestre O, che poi saranno 15, perché di queste 19 palestre O, 4 le scuole le hanno tenute per sé. Anche su questo stiamo facendo tutta una ricognizione precisa con le scuole, perché è vero, il decreto interministeriale 44, stringiamo un po' i tempi, però vabbè, prevede che le scuole possano tenere degli spazi per sé, però prevede anche che questi spazi debbano essere motivati, cioè o tu veramente ti tieni quelle fasce per te perché le utilizzi nel piano dell'offerta formativa, e abbiamo chiesto con una nota a firma congiunta alle scuole di darci i dettagli di questi progetti che stanno svolgendo, o altrimenti li devi rendere disponibili al territorio, non puoi tenerli per te senza poi di fatto farci delle attività. Quindi delle 19 palestre O, 15 sono già state date disponibili al municipio e la dottoressa Graziano sta elaborando la determinazione dirigenziale per le quali metterà a bando, con la concessione di servizi, non di lavori e servizi, perché nel frattempo abbiamo individuato i fondi per poter intervenire. Su queste la prosecuzione delle attività potrà essere fatta fino al 30 di giugno per la semplice ragione che nell'avviso pubblico si dirà le palestre sono messe a bando per il triennio 2019-2022, non il quadriennio 2018-2022, in quanto l'amministrazione deve fare i lavori saranno fatti nel corso dell'estate e quindi le associazioni sportive li avranno a partire dall'inizio dell'anno scolastico 2019-2020. Perciò
quest'anno potranno avere la prosecuzione tecnica. Cioè, io devo richiamare ordine nel Consiglio, mi dispiace, queste cose poi magari si... No, io voglio dirlo perché non è un Consiglio dibattito, quindi... io penso che si può andare anche su dall'assessore... Abbiamo dato più tempo all'assessore, l'obiettivo rimane quello di capire, spieghiamoci una volta per tutte, non faccio la maestrina. No, io non sto facendo la maestrina, mi richiamano gli uffici. Guardi, consigliera Biondo, a me dà fastidio questo suo atteggiamento, non sto facendo la maestrina, mi stanno richiamando il direttore e gli uffici. Lei può anche essere sgarbata come sempre. Sto dicendo, ci provo. Sì, io questo stavo dicendo, cerchiamo con sintesi, con poche domande, capisco che l'argomento è serio, è importante e va chiarito una volta per tutte, ho chiesto pazienza anche a loro, quindi chiariamo questo argomento con sintesi e diciamo senza... Esattamente, perché anche io vengo richiamata come tutti gli altri, non faccio la maestrina, c'è chi più è maestro di me, no? Quindi andiamo avanti. No, ma andiamo avanti. Penso che nel frattempo, diciamo, sono anche andata avanti e credo anche di aver risposto a tutte le domande implicite e esplicite previste dalla mozione, ma anche, diciamo così, dal dibattito che ne è venuto dietro. Quindi diciamo che, per ricapitolare, sulle 19 palestre si farà... Scusate, che... La stessa cosa di quello che ha detto lei la possiamo votare. La domanda è, io non la ritiro la mozione, nel senso che per ovvie ragioni, nel senso che oggi l'assessore ci sta dicendo che questo verrà fatto, quindi in realtà questo potrebbe essere un atto di indirizzo politico anche per la Giunta. Allora, diciamo che la Giunta non ne ha bisogno per la semplice ragione che nel frattempo abbiamo già operato come Giunta, quindi... Però allora, su questo non è mio compito né tantomeno mia competenza, ci mancherebbe altro, io ho soltanto cercato di fornire con le mie possibilità degli interventi di chiarificazione che spero siano stati dati e vi ringrazio per la pazienza e tra l'altro ora vi abbandono perché così vado dall'appuntamento al quale ero in ritardo, grazie a tutti. Ha già ritardato di 48 minuti. Grazie. Sì. Grazie mille. Allora, andiamo avanti con le dichiarazioni di voto. Non ci sono dichiarazioni? Sì, consigliere Bianco. Sì, abbiamo ascoltato l'assessore che quindi alla fine, diciamo per ricapitolare, perché diciamo, è stata chiara, però poi con tutte queste parole rischiamo di confonderci, proprio perché ha risposto diciamo, positivamente alle richieste di questa mozione, alle richieste che erano state fatte anche in commissione, ovvero quella di prevedere la proroga fino al 31 fino al 30 giugno 2019 per le palestre e la prosecuzione nelle more dei lavori e del bando per le palestre O, questo ci viene detto che verrà fatto e quindi nei fatti appunto si ammette che si stava andando diciamo verso un binario sbagliato in passato, perché una settimana fa l'assessore non era stato ancora in grado di dichiarare quanto ha dichiarato oggi e negli incontri che sono stati fatti con le associazioni sportive questo non erano le intenzioni, perché se no avevamo una rete associazionistica sportiva del municipio di matti che hanno deciso di perdere giornate di lavoro per venire a protestare. La loro protesta dimostra che questo non erano le intenzioni politiche di questa amministrazione, ma dimostra anche che questa amministrazione ha saputo tornare indietro capendo che era necessario. Proprio per questo motivo io credo che ricomporre anche questa frattura che c'è stata tra di noi possa, a partire da questo consiglio e da quest'ultimo chiaramente dell'assessore, possa avvenire votando tutti quanti questa mozione che chiede nient'altro che ciò che la Giunta sta già provvedendo a fare. Quindi il Partito Democratico voterà favorevolmente. Altre dichiarazioni? Sì, consigliere Ciancio. Grazie. Come dire,
tante cose ha detto l'assessore che contraddicono un po' gli enunciati invece della maggioranza, che dovrebbe stare attento. Proprio per questo richiamo a un'attenzione più puntuale rispetto a quello che potrebbe fare la Commissione, che poi stravolge di fatto quello che la Giunta sta facendo. Io leggo sui giornali: palestre scolastiche chiuse il pomeriggio, mercoledì la protesta, il municipio risolve il problema, ma le associazioni dilettantistiche sono... muoveranno un'altra protesta contro le palestre inagibili, proprio per il fatto che noi ci auguriamo che questa relazione, che quei tecnici che faranno i miracoli, però se dei lavori dovranno essere fatti, c'è poco da fare, devono essere fatti, però non si può fare una misura A e una misura B. Se un bene è inagibile sempre. Nessun dirigente si può arrugare la responsabilità di dire che va bene rispetto a un bene che dichiara inagibile, cioè l'ente, la proprietà, che la proprietà ce l'ha sempre il municipio. Quindi quando parliamo di decreto 44, peccato che non c'è l'assessore, parliamo non della gestione, ma parliamo dell'utilizzo, parliamo di qualcosa che viene dopo. Se una palestra è inagibile, lo dichiara il municipio, attenzione che nessun dirigente si prende la briga di dire ci vado dentro, faccio arrivare i ragazzi. Anzi, il fatto che non ci siano mai vere determine di inagibilità è un fatto che dovremmo riflettere, perché sappiate, giusto per informare, io presidente della commissione scuola, poi presidente della commissione sport, erano due, capito, perché c'era connubio tra le due cose, c'era due commissioni. Oggi invece avete unificato scuola e sport, giustamente, perché l'ho sempre detto che era meglio farne una di commissione. Ritengo che se noi oggi potessimo discutere di più di questo aspetto dell'agibilità, perché la normativa ci impone di mettere a norma gli edifici scolastici. Per avere l'agibilità c'è bisogno del nulla osta del genio civile. Quando il genio civile non interviene, il genio civile autorizza, giusto per richiamare all'attenzione di voto. Quindi sono favorevole a questa mozione e sono del gruppo del gruppo misto, perché di fatto ripropone quello che in estremis la Presidente, la Giunta sta attuando attraverso una DD che dovrà ancora però mettere agli atti, cioè in bacheca. Grazie. Altre dichiarazioni? Consigliere Guido. Grazie Presidente, la maggioranza boccia l'atto per quanto detto in precedenza sui tre punti, non sto qua a ripetermi, grazie. Certo che vogliono prendere. Ci sono altre dichiarazioni? Ok. Ci sono dichiarazioni, passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Sei favorevoli e 12 contrari, nessuno astenuto. La mozione viene respinta dal Consiglio. Andiamo avanti. Punto numero 4. Mozione a firma dei consiglieri La Zazzera, Labiso, Ferrauto, Principato, Rinaldi, Candigliota, Gonnella, Ariano, Zitoli, De Chiara, Guido, Tosatti, Giannone, Tripputi e Pompei, avente ad oggetto tutela per la continuità dell'importante servizio svolto dal centro antiviolenza Lucia Issiesta. Lascio la parola al relatore. Sì, consigliera La Zazzera. Grazie Presidente. Purtroppo quando presentiamo questo tipo di atti con questi argomenti non possiamo non citare i femminicidi, che aumentano ogni giorno di più. A posto?
Sì, sto cercando di verificare se ci sono i numeri. Allora, dall'inizio dell'anno ci sono, sono state uccise oltre 25 donne, uccise dalla persona con cui avevano scelto di vivere la propria vita. Faccio questa breve introduzione per far capire l'importanza. Il femminicidio è l'atto finale di una serie di azioni, violenza fisica, violenza psicologica, minacce continue. Molte donne richiedono di allontanarsi dal proprio compagno perché vivono queste situazioni di violenza e quindi cercano un rifugio, una sicurezza, una protezione. La legge 64 del 1900, regionale del 1993 detta norme e emana provvedimenti per l'istituzione di centri di accoglienza, case rifugio, centri antiviolenza, che diano la completa disponibilità, la piena ospitalità, quindi che siano capaci di rispondere a queste esigenze, di accogliere le donne e i figli minori e dare loro un supporto psicologico, un orientamento legale e al contempo le aiutino a ritrovare la propria autonomia, la propria serenità, tutto questo in anonimato, se richiesto. Ad oggi, questa è una legge del 1993, insomma la legge 64, ad oggi siamo nel 2018, quindi 25 anni sono passati, ebbene noi abbiamo pochissime case di accoglienza. Su Roma ne abbiamo, cioè posti letto su Roma, quindi la piena ospitalità su Roma, abbiamo circa, poco più, poco meno, 30 posti letto, veramente pochi. Quindi però possiamo pensare, cioè pensiamo che esiste l'auto-organizzazione delle donne, la voglia di raggiungere degli obiettivi e quindi di creare anche aiuto. Esiste nel nostro territorio e quindi a Cinecittà un centro antiviolenza denominato Lucia Isiesta. Questo centro nasce nel 2008 con il recupero di una palazzina degli anni 20, una vecchia stazione ferroviaria abbandonata di proprietà ATAC. Bene, in questo luogo negli anni si è sviluppato un servizio veramente efficiente, importante, di accoglienza e assistenza per le donne che subiscono violenza. Inoltre questo servizio dispone di 14 posti letto. Se pensiamo che su tutta Roma ce ne sono soltanto 30, quindi è una percentuale molto alta rispetto alla totalità dei posti letto su Roma. Quindi è anche questo di molto importante, cioè questo servizio dà questa ospitalità ed è importantissimo. Oltre l'assistenza e l'accoglienza, il servizio offre diverse attività culturali e produttivi, con spazi di socialità e condivisioni di esperienze e competenze, tutto con progetti, con progetti di semi-autonomia. Il servizio si avvale anche della collaborazione di assistenti sociali, servizi sociali, centri antiviolenza, sportelli per il disagio sociale e con realtà al femminile. Visto che per il piano di risanamento, arrivo al punto, insomma, per il piano di risanamento ATAC, l'immobile dove è operante questo servizio, dove opera questo servizio, quindi di proprietà ATAC, è tra quelli che rientrano nel concordato e quindi sarà oggetto di vendita. Di conseguenza questo servizio probabilmente non potrà più continuare. Considerato che l'amministrazione comunale è molto attenta a questa tematica,
tanto da incrementare nuovi sportelli e centri antiviolenza in tutti i municipi della città di Roma. Ne sono stati aperti 3 attivati a marzo e altri 2 è stato pubblicato l'avviso per il bando e per l'affidamento della gestione. Considerato anche che per le donne vittime di violenza è importante l'accoglienza, l'ospitalità, il rifugio per sottrarle alle situazioni di pericolo e per ricreare condizioni di vita autonoma e serena, che la Convenzione del Consiglio d'Europa prevede che sia disponibile un posto letto in un centro antiviolenza ogni 10.000 abitanti. Quindi ad oggi veramente non abbiamo assolutamente, cioè pochissimo, niente. Diciamo, non c'è, c'è pochissimo in base alla richiesta. Ad oggi sono presenti centri antiviolenza e case rifugio per un totale di circa 30 posti letto, quindi la domanda di prima, un centro per ogni 10.000 abitanti, insomma. Il centro di antiviolenza di via Lucio Sessio è dotato di 14 posti letto, ripeto, è un numero elevato rispetto ai posti letto su tutta la città di Roma, che codesto municipio settimo riconosce l'importante lavoro di contrasto, sostegno e accoglienza alle donne vittime di violenza svolto negli anni dal centro antiviolenza, che rappresenta una risorsa per questo territorio. Tutto ciò premesso, visto e considerato, il Consiglio del Municipio Settimo impegna la Presidente ad interfacciarsi con la Sindaca e gli assessori comunali competenti affinché venga tutelata la continuità dell'importante servizio in quanto a qualità e capacità ricettiva nell'azione di contrasto alla violenza sulle donne nel Municipio Settimo, nel nostro territorio. Grazie. Altri interventi? Consigliera Biondo. Sì, grazie Presidente. In merito a questa questione, diciamo, su cui avevamo anche fatto un'interrogazione qualche mese fa, è importante discuterne in questa sede, però noi dobbiamo sempre ricordarci che quando presentiamo una mozione, soprattutto se come nel vostro caso amministrate questo municipio, la responsabilità è doppia. E quindi non è sufficiente dire ne abbiamo parlato, ovvero ce ne siamo occupati, ma è necessario da domani, da oggi pomeriggio, dal momento in cui questa mozione verrà approvata e il Partito Democratico la voterà, nonostante le perplessità che adesso vi esprimerò, lavorare con l'amministrazione comunale, che non è un'altra cosa, diciamo, da noi, affinché questi servizi vengano garantiti, perché se no stiamo sempre a dire alle associazioni quanto sono belle e quanto sono brave, ma non abbiamo la capacità per competenze, professionalità, per burocrazia, metteteci quello che volete, però non abbiamo la capacità di salvare un patrimonio importante come quello di Luce Siesta, anche perché non vi sfuggirà che non è l'unico caso nella città di Roma e, diciamo, dire in questo momento storico che il Comune di Roma sta molto facendo per i centri antiviolenza e per le case delle donne è veramente uno schiaffo a questa città, nel momento in cui da un anno parliamo della Casa Internazionale delle Donne che questa amministrazione ha avuto il coraggio di sfrattare. Però su questo, proprio dalla scorsa settimana, da un paio di giorni fa, abbiamo uno strumento in più che avreste dovuto citare nella mozione, o che avremmo dovuto integrare, perché 3 giorni fa il Consiglio regionale, nel collegato al bilancio, il Consiglio regionale della Regione Lazio, ha approvato una piccola norma che dà uno strumento potentissimo agli enti locali e quindi anche al Comune di Roma e di conseguenza ai municipi. C'è un passaggio che dice che le amministrazioni locali possono attribuire un valore economico ai servizi offerti dalle associazioni a scomputo degli oneri per l'uso degli immobili pubblici. Che cosa vuol dire questo? È la battaglia che si porta avanti da tanti anni, perché proprio come diceva la consigliera che ha presentato la mozione, in questi luoghi vengono offerti dei servizi al territorio che non sono valutati economicamente, perché hanno un valore sociale, ma che invece dovrebbero essere valutati anche economicamente, perché questo significa rispondere alle esigenze del territorio, togliere le persone
dai servizi sanitari, dare un servizio alle donne vittime di violenza che spesso invece le amministrazioni pubbliche non riescono a garantire. Allora, ora esiste una norma della Regione Lazio che prevede quello che prima non si poteva fare, ovvero che si può valutare anche l'impatto economico del servizio che queste svolgono nella città di Roma, il che significa che se hanno un debito con l'amministrazione rispetto ad un affitto che devono pagare, quell'affitto può essere decurtato di pari valore rispetto all'impatto economico positivo che quel servizio genera sul territorio. Questa è una novità importantissima che dà uno strumento alle amministrazioni locali e che però dà anche la responsabilità a questo punto di poter risolvere il problema, perché il Comune di Roma non si può più nascondere dietro al fatto che semplicemente non si paga un affitto, ma deve innanzitutto riconoscere il valore economico, sociale e culturale di questi spazi. E quindi, a maggior ragione dopo questa norma che è stata presentata dalle consigliere del Partito Democratico in Regione Lazio, il Comune di Roma e quindi il settimo municipio ha uno strumento in più, e quindi oggi, ed evito così anche la nostra dichiarazione di voto, noi votiamo favorevole perché su un tema del genere ce ne vogliamo occupare, anche se questa mozione è un manifesto di intenti, è un ricordarci che cosa esiste nel nostro territorio, ma non si prende nessun impegno concreto. L'impegno concreto invece che noi oggi ci dobbiamo prendere è periodicamente discutere di questa questione, non pensare come vi avevamo chiesto anche nei mesi passati, però dato che non esiste più la Commissione delle Lette, la ex Presidente della Commissione delle Lette avrebbe dovuto portare come era stato richiesto questa questione in Commissione Politiche Sociali e invece non in quella sede non se ne è discusso. Adesso esiste anche uno strumento normativo che fino a 5 giorni fa non esisteva. Anzi, a questo punto dovremmo presentare una nuova mozione su questo tema, se siamo coerenti con noi stessi dopo la votazione di oggi, in cui chiediamo all'amministrazione capitolina, anzi una risoluzione in cui chiediamo alla Presidente del Municipio di chiedere alla Sindaca di Roma, in applicazione della nuova normativa regionale, di valutare l'impatto economico che la Casa Internazionale delle Donne e la Casa di Luce e Siesta del settimo municipio hanno sul territorio e quindi salvarle in questo modo. Grazie. Altri interventi? Non ci sono altri interventi? Ok, dichiarazioni di voto. Sì, consigliere. No, come gruppo di Forza Italia sono senz'altro d'accordo rispetto a questa mozione. Io penso che questa mozione, accompagnata, voglio dire, da un impegno forte della Presidente, io spero anche del Sindaco di Roma, perché rispetto al piano di risanamento ATAC non abbiamo solo questa preoccupazione, abbiamo anche la preoccupazione su ATAC di Piazza Ragusa ed altre strutture che sono, io penso, importantissime nel nostro territorio, come questa che è ancora più importante, io penso. Perciò ecco, voto favorevole da parte di Forza Italia. Sì, consigliere Ciancio. No, grazie Presidente, non ho capito, il consigliere che mi ha preceduto si riferiva ATAC. Io non pensavo. Qui c'è scritto ATAC, se tu vedi c'è ATAC. Io ringrazio per la presentazione di questa mozione. Mi dispiace che non c'è il Presidente della Commissione Servizi Sociali che ci ha posto queste problematiche in più di una commissione, però rispetto all'atto mi scuso se non l'ho potuto visionare in commissione per votarlo concretamente. Ho sentito in questi mesi, in questi due anni che sono passati, un'attenzione che deve essere rivolta al settore di cui ha illustrato prima la consigliera. Per tale motivo ritengo che, naturalmente, se in commissione valutiamo le nuove prospettive che ci dà la Regione Lazio sia cose buone e giuste, ma sicuramente il Presidente della Commissione prontamente le potrà visionare sul sito, e quindi voto fortemente questo provvedimento. Grazie. Altre dichiarazioni? No? Allora andiamo in votazione. Ah sì, sì, è vero, grazie. È uscito Carlone, quindi sì, devo nominare un nuovo scrutatore. A questo punto abbiamo
Uno qualsiasi dichiara. Ok, favorevoli. Contrari. Astenuti. Tredici voti favorevoli, la mozione viene approvata. All'ordine dei lavori anche il verbale numero 23 della seduta del 28 giugno risulta approvato. Il consiglio chiude alle... C'è un verbale. L'ho detto. Il consiglio chiude alle 12:15.